Buongiorno e benvenute a tutte e a tutti. Eh, stamattina abbiamo qui organizzato come una serie di forze politiche di questo paese il Forum europeo contro la guerra e il Forum europeo per la pace. In realtà io penso che tutte e tutti noi saremmo stati più contenti di trovarci a Roma, la capitale del nostro paese, per un forum organizzato dalle istituzioni e fossero le istituzioni stesse a cercare veramente la pace. Quello che sta succedendo ad Ankara con Erdogan, che si fa mediatore tra Russia e Ucraina, l'avremmo potuto fare noi, l'avrebbe potuto fare il governo italiano, l'avrebbero potuto fare i governi europei. Non è successo, sappiamo bene perché e nel corso dell'iniziativa entreremo chiaramente nei dettagli e andremo a specificare e ad approfondire tutta una serie di temi. Visto che non lo fanno i governi, allora lo facciamo noi. Questo forum è un forum per cominciare, per costruire un primo passo, per cominciare a fare un primo passo per la costruzione di un movimento popolare, non solo nel nostro paese, ma ma a livello europeo che si batta per davvero per la pace e contro la guerra. Perché abbiamo deciso di chiamare un forum europeo? Perché in tutti i paesi del nostro continente la dinamica più o meno è la stessa. Noi abbiamo dei governi e dei parlamenti che si sono schiacciati su posizioni belligeranti, che hanno deciso per l'invio delle armi in Ucraina hanno deciso per l'aumento delle spese militari e passano come carri armati, passano come carri armati sulla maggioranza della nostra gente, perché dalla Spagna alla Grecia, alla Francia, all'Italia, nella stragrande maggioranza dei paesi europei, la gente comune non vuole la guerra, la gente comune non vuole l'invio delle armi, la gente comune non vuole l'aumento delle spese militari. Ecco, noi oggi siamo qui per dire che siamo maggioranza sociale in Italia e nei nostri paesi Abbiamo un compito enorme davanti, trasformare questa maggioranza sociale in maggioranza politica. Ed è questo uno dei passi che noi cerchiamo di fare a partire da stamattina, sapendo bene che se c'è una cosa che ci insegna la storia è che le guerre sono sempre state volute dai potenti, sono sempre state combattute dalla gente comune che ne è la vittima principale. Quindi noi cominciamo i lavori di questa giornata salutando e dando tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino. E sta morendo sotto le bombe russe, ma anche al popolo russo, stretto dalla repressione del governo e dalle sanzioni occidentali, e però anche al, ai nostri popoli, ai popoli europei, al popolo italiano. Ecco, se abbiamo un compito, noi. Buongiorno è... a tutte e a tutti, e grazie di essere qua oggi. Secondo me, è un'iniziativa molto importante che vuole far vedere un inizio, un inizio un cammino comune di una risposta a una società civile che ha chiesto molto chiaramente in questi giorni, in queste settimane, no alla guerra, sì alla pace. E voglio partire dall'assunto della maggioranza politica. Qui in questo momento siamo purtroppo minoranza politica, perché quando abbiamo votato il decreto Ucraina e quindi l'invio di armi letali in Ucraina e l'aumento della spesa militare alla Camera eravamo soltanto 19 deputate e deputati su una maggioranza schiacciante che invece si è schierata a favore dell'invio di armi, a favore della guerra contro la pace. Perché la pace non si fa con le armi, la pace non si fa con l'invio di armi letali e con l'aumento di guerra e di ostilità. Perché sappiamo benissimo cosa comporta la guerra. La guerra comporta guerra. Le armi portano altra distruzione. Solo la pace può portare veramente la pace. E quindi, qui, c'è necessità di iniziare. A Arrovesciare la questione. La politica deve iniziare ad ascoltare il proprio popolo, la propria società e deve fare in modo che possa essere effettivamente un ritorno anche ad essere portavoce delle istanze dei cittadini che chiedono a gran voce un no alla guerra, un no alle armi, un no all'aumento della spesa militare di ben 13 miliardi di euro. E questo vuole essere soltanto l'inizio. Giuliano ha detto bene: questo è un forum che segreta un primo passo italiano ed europeo perché non siamo soli. In Italia, come in altri paesi europei, ci sono state forze politiche e società civile che si è schierata contro questa guerra. Io ho solo un ultimo punto e voglio dire, in questi giorni stiamo parlando di anniversari, di guerre lunghissime. Parliamo di un anniversario della guerra in Yemen, 7 anni, anniversario della guerra in Siria 11 anni. Tantissimi stanno continuando a parlare che questa guerra in Ucraina durerà molto tempo. Ecco, c'è una possibilità che è quella che questa guerra non diventa una guerra lunga e infinita che questa guerra si finisca e si termini subito che si porti diplomazia e pace che si porta a un cambiamento di paradigma e questo vuole essere l'inizio di questi lavori quindi io credo che questo sarà un primo seme molto importante una risposta alla richiesta della società civile e questo vuole essere quindi anche un appello a mobilitarsi, a unirsi, ad essere insieme, coesi dare un messaggio molto chiaro a questo governo, a questo paese, no alla guerra, sia sì alla pace ed è possibile, si può fare. Quindi vi ringrazio, auguro a tutti un buon lavoro e che sia questo veramente il primo passo verso un cambiamento duraturo e fruttifero per la, per la pace, per un'Italia che possa tornare ad essere il paese come è sempre stato di dialogo e di diplomazia e di pace per tutti. Grazie. Grazie molte, ringrazio Giuliano Granato, portavoce nazionale potere al popolo che ha aperto i lavori e, e cominciamo con il primo panel, panel internazionale. Io sono Simona Maggiorelli, sono direttrice del settimanale Left che ha preso posizione in maniera molto forte e coerente per le ragioni della pace, una pace che ne non solo portata avanti come testimonianza, ma crediamo, e questa è l'importanza della giornata di oggi, proprio come azione concreta, attiva, politica. E, e quindi in questa prima parte vedremo anche quali sono le possibilità a livello europeo di costruire una rete. E comincerei subito eh, lanciando il primo video, eh, se la regia mi dice, mi dà... Ok. Allora, il primo video che è molto importante perché appunto si tratta del ministro dei diritti sociali eh, spagnolo Ione Barlara Orteaga e che è segretario generale di Podemos, che appunto ha preso posizione mh, per la pace dicendo per esempio come scriviamo questa settimana sul Left, servono più insegnanti e meno armi. Poi sappiamo che il governo Sanchez purtroppo ha eh, come dire, aderito a una. Línea Atlantista. Sentiámosla. Queridos compañeros y compañeras, quiero felicitaros por esta convocatoria que reúne a fuerzas y movimientos que trabajáis por la paz. Este encuentro de hoy es más necesario que nunca. Durante estos días la población de nuestros países no para de escuchar que la única vía para la paz es la guerra y que tenemos que aumentar nuestro gasto militar, nuestras armas y nuestros tanques. Nosotras estamos aquí para romper ese discurso engañoso y repetir lo que es evidente, pero que hoy es imprescindible decir alto y claro que la única vía para alcanzar la paz es la paz. Tenemos que parar esta guerra, compañeros y compañeras, una invasión criminal por parte de Putin que está suponiendo la pérdida de miles de vidas y diez millones de desplazados, principalmente mujeres y niños que está provocando la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales, y también que se hayan disparado los precios de los alimentos y la energía a nivel mundial. Mejor hoy que mañana, mejor mañana que pasado. Todo esfuerzo merece la pena si puede evitar una muerte más y si puede aliviar angustia y dolor de la gente. Pero, como decía, una guerra no se soluciona con más guerra. Aún podemos hacer que el futuro sea diferente si escogemos la cultura de la paz. Para eso es imprescindible que los organismos internacionales se impliquen de verdad y apoyen la negociación para que se alcance un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y también debemos trabajar para construir un proyecto europeo que apueste por la diplomacia, la resolución de los conflictos y también por su propia autonomía estratégica. Son tiempos difíciles. Por eso creo que son tan importantes las iniciativas como la que hoy nos reúne. Pese al discurso belicista que los medios están tratando de convertir en predominante, sabemos que mucha de nuestra gente quiere la paz. El pueblo español es pacífico, como lo es también el italiano y como es gran parte de la población en Europa. Por eso tenemos la responsabilidad de unirnos, tejiendo alianzas internacionales y hacerlo de la mano de una movilización ciudadana masiva que exija en todos los países la apuesta por la paz. Eh, con le testimonianze, con i video, il secondo video è quello di Alexander Patov, che è responsabile della sezione giovanile di Roth Front. Quindi parliamo di opposizione, opposizione russia al, all'aggressione criminale voluta da Putin all'Ucraina. Sentiamo. Comrade, greetings from the Russian Front and the Revolutionary Youth Union. It is impossible to understand an armed conflict as it is without looking at its background. Let's start with two basic thirds. First, the Donbass conflict, like other conflicts in former Soviet Union countries, resulted from the collapse of socialism and the USSR. Second, such conflicts have no way out within the framework of capitalism. Just some moderation, a break, but not the everlasting peace based on the friendship of people. The United States, NATO, and the European Union played a huge role in creating this conflict. So-called Maidans were organized by their eager activity. For a long time, they have been turning Ukraine into what we see now. Specifically, they intentionally encourage nazism nationalist sentiment and Nazi organizations. On the other hand, Russian capital also played its active role in making up the causes which led to that war. In fact, during the 2000s, Western and Russian capitals were dividing Ukraine. Russian oligarchs bought up and mass companies, ports, retailers blackmailed Ukraine with gas supply. Hence, the common efforts have created this bleeding wound. Russian propaganda insists that the war was started to save the people of Donbas from never-ending shelling, but even eight years ago, Russia had many options to solve this problem quickly and in the most effective way. That year of 2014, there was a powerful popular upsurge against Nazism in the east of Ukraine amid unstable Kiev government. However, Russia not only failed to support this upsurge, but together with Ukraine and the West imposed those Minsk Agreement on the Donbass. The fate of Donbass people is of no interest to anyone. They simply were used as an excuse. This war did not to stop shelling of Donbass but intensified it instead. And official data proves it. The war is coming back to Donbass literally. Hiding behind the fate of Donbass people, Russia is pursuing own goals in Ukraine which have nothing to do with its public statements. One of those statements is the fight against Nazism which actually has never been started. But you can't beat Nazism without its cause, commercial competition, market, capitalism. And this is what Russia is not going to do. Moreover, there are plenty of Nazis in Russia itself. There are groups already similar to right sector, monuments and even museums to Hitler's allies. Many pro-Nazi proposals are getting support at the highest level. Now Russia is the one who needs denazification. But authorities and oligarchs don't want it at all. We're completely convinced that this is the imperialistic war. Its causes are the worsening of contradictions between imperialist powers, competition for markets and resources between them and weaker Russia. The war is not for people's benefit. And we better note that both regimes, Russia and Ukraine, compete in anti-communism. Recall that Putin's promise to show Ukraine the real decommunization. The rulers of Russia and Ukraine share a common hatred for the Bolsheviks, for the Soviet Union. Today we see how Russian authorities use this war to solve domestic problems. They managed to pass the wartime hardship to the working people. Certain food prices have doubled already. Many of foreign medicine are no longer available in pharmacies. At the same time, repression grows. It is illegal to call the war with Ukraine a war. It is a criminal offense to unveil no war slogan. Providing information about the war contradicting official propaganda is in fact prohibited and punishable by law. Quite possibly the repression will reach both the left wing and the communist. We don't mean the official communist party which is blindly loyal to the government. Right now we have a few opportunities to work legally. The main point is this war won't solve the Donbas problem. Any outcome of this war won't prevent further bloodshed. It's impossible to solve the problem of Donbas as long as both countries are under the rule of capital. Aggiungiamo un piccolo tratto in più a questo volto no, di questo movimento internazionalista per la pace che è anche anticapitalista. E, a questo punto il nostro primo ospite con noi in sala. Eh, chiamerei a parlare Daniel, Michele Daniele che appunto è collaboratore parlamentare del Partito eh, dei lavoratori del Belgio. Grazie. Grazie Simona, grazie mille. Uh, innanzitutto grazie per l'invito, uh, è un piacere essere qui con uh, tanti rappresentanti esponenti di, di sinistra, uh, di Europa, anche di Russia, di Turchia, come vedremo dopo. Uh, è un piacere per noi del PTB poter anche imparare dall'esperienza di, di persone che si impegnano per la pace, che vogliono costruire un largo movimento contro la guerra. Uh, noi del PTB, quando la Russia ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina, abbiamo reagito subito in, in modo molto chiaro. Abbiamo condannato questa guerra criminale di Vladimir Putin eh, come una violazione flagrante del diritto internazionale. Abbiamo anche chiesto subito la pace, la pace con, con un cessate il fuoco immediato, con. Eh, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e uh, un'uscita diplomatica soprattutto sotto la guida dell'OSCE. L'obiettivo per noi del PTB deve essere una smilitarizzazione delle frontiere tra Russia e Ucraina e delle garanzie internazionali di sicurezza reciproca. Um, poiché una guerra non può essere vinta, una guerra si deve terminare e basta. Ci siamo anche opposti alla politica di escalation voluta purtroppo dal, dai governi eh, europei e statunitense. Eh, ci opponiamo alla fornitura di armi all'Ucraina poiché eh, rischia di perpetuare il conflitto. Ci opponiamo anche a sanzioni estreme che colpiranno sia il popolo russo che i popoli europei, um, vogliamo invece sanzioni uh, contro gli oligarchi russi, contro gli alleati di Putin, con quella minoranza uh, di oligarchi. Infine ci siamo opposti al dispiegamento di truppe NATO uh, nei paesi vicini e all'esplosione delle spese militari. Um, <coughs> nei paesi europei. In breve, a una politica di scontro totale, a una strategia di scontro totale che è poi quella dell'imperialismo statunitense, della Nato e purtroppo sempre di più anche dell'Unione Europea. Una politica che non è orientata alla pace. Ci siamo opposti a questa strategia anche perché implica un rischio gravissimo, il, ovvero il rischio di un'escalation nucleare. Che avrebbe conseguenze drammatiche sia per il popolo russo che per il popolo ucraino che per i popoli europei. Ma purtroppo questa nostra posizione contro la guerra e per la pace ci ha esposti a attacchi durissimi, questo nostro rifiuto di seguire la, guerra, la retorica dei guerra, fondai, dei guerra fondai ci ha fatto subire attacchi forti. Già dall'indomani dell'invasione, il 24 febbraio, quando ci siamo espressi in Parlamento belga, il nostro rappresentante è stato interrotto, è stato fischiato da questi partiti tradizionali che ci hanno accusate di simpatia pro-Putin. Nella stampa anche hanno cercato di pervertire il nostro discorso, mentre noi eravamo chiarissimi su la condanna della guerra criminale di Putin. Abbiamo anche dovuto affrontare, come credo molti partiti di sinistra in Europa, un tentativo chiarissimo di isolarci, di farci tacere, perché come lo sappiamo tutti in tempo di guerra lo spazio democratico tende a ridursi. Ma questo discorso secondo il quale siamo da soli ad, ad opponerci a questa guerra è falso. I popoli non la vogliono questa guerra. E c'è anche in Belgio, in Europa, un movimento pacifista. Il Belgio ha una ricca storia di movimento contro la guerra. Negli anni 80, il, nost 80 il nostro Paese ha conosciuto alcune delle sue maggiori manifestazioni proprio contro la lo spiegamento di armi nucleari in Europa, i famosi cosiddetti euromissili. Queste grandi mobilitazioni che ebbero luogo in Belgio, in Germania e altrove ebbero un risultato concreto che fu il trattato INF, poi, che, che purtroppo poi gli, gli Stati Uniti hanno deciso di eh, non applicare più nel 2019. Però tutto questo per dire che in Belgio un, movim un movimento pacifista c'è, anche se ad oggi eh, si è ridotto come, come forza. Però ci sono ancora delle organizzazioni di pace e noi del PTB vogliamo lavorare con queste organizzazioni, aiutarle a mobilizzare largamente. Perché se vogliamo far pendere l'ago la della bilancia dal lato della pace... Avremo bisogno della classe lavoratrice in senso largo, con la, sua, con la forza dei suoi numeri e con la forza del movimento sindacale. Infatti, in Belgio, come altri grandi sindacati europei, i due maggiori sindacati del Belgio si sono espressi molto chiaramente contro la guerra. Il sindacato. <ride> Il, il sindacato CSC, che viene storicamente dalla movenza cristiano-sociale, ha condannato l'attacco militare russo in Ucraina e ha chiesto al Belgio e all'Unione Europea di impegnarsi in un processo di pace che rispetti la democrazia, i diritti umani e i trattati internazionali. La FGTB, storicamente legata alla social democrazia, ha espresso il suo sostegno. A tutti coloro che in Russia e nella regione stanno esprimendo pubblicamente la loro opposizione all'intervento militare, e ha invitato tutte le organizzazioni sindacali a lavorare insieme per facilitare una risoluzione pacifica del conflitto e garantire un futuro comune senza violenza e guerra, posizioni che ovviamente noi del PTV condividiamo. In Belgio, subito dopo l'invasione. Le ONG pacifiste, i sindacati si sono mobilizzati subito con alcuni uh, convegni, con piccole azioni in diverse città. Questo poi ha portato al 27 marzo a una manifestazione nazionale a Bruxelles con 4.000 persone con lo slogan Europe for Peace and Solidarity. Più di 90 organizzazioni hanno aderito a, a questo evento, i sindacati che ho appena menzionato, eh, organizzazioni di solidarietà internazionale come l'organizzazione antiimperialista Intal, eh, organizzazioni pacifiste e la, e la coalizione belga contro le armi nucleari. Eh, questa manifestazione nazionale aveva slogan chiaramente contro la guerra e molto simili alla nostra posizione del PTB. Eh, prima di tutto che chiedeva alla Russia di andare fuori dall'Ucraina, poi solidarietà, solidarietà con tutti i rifugiati, diplomazia di pace attiva, eh, opposizione all'escalation militare, un'Europa senza armi nucleari, eh, anche investire nel sociale invece che nella guerra, eh, la richiesta di poter vivere insieme in, in un'Europa più sicura e finalmente eh, la richiesta di un grande e largo movimento per la pace. Eh, noi del PTB eravamo presenti a quella manifestazione con un blocco importante, mille manifestanti, comprese anche, anche le nostre organizzazioni giovanili Red Fox e Comac. Eh, il fatto che questa manifestazione sia stata sostenuta da così tante organizzazioni e dai sindacati fonte di speranza i sindacati sono venuti con i loro leader e ci, ci rallegriamo di questo però lo ribadisco per far pendere largo nella bilancia verso la pace abbiamo bisogno della mobilizzazione della classe lavoratrice nel suo insieme perché come hanno detto come ce lo hanno ricordato diverse organizzazioni sindacali della siderurgia la classe operaia organizzata ha sempre svolto un ruolo importante nella promozione della pace, perché noi lavoratori siamo al centro della produzione, siamo organizzati, siamo collegati a livello internazionale e non ci dividiamo su basi nazio nazionaliste. Per cui il nostro obiettivo come PTB è ora quello di aiutare, e di contribuire a sviluppare questo movimento contro la guerra sia... In Belgio, che a livello europeo e internazionale. Noi guardiamo con tantissimo interesse cosa succede qui in Italia. Eh, abbiamo visto la manifestazione del 4 marzo, eh, il cui slogan ha, ha, è stato ripreso, l'avrete capito, dalla nostra manifestazione in Belgio. Abbiamo visto anche le mobilitazioni, scioperi negli aeroporti, nei porti a Livorno, a Firenze, a Genova, a Pisa. E vogliamo saperne di più su questi movimenti, vogliamo conoscere la loro forza, il loro modo di, organi di organizzarsi, perché questo è un segnale di speranza. E finalmente voglio ribadire per concludere che noi del PTB siamo pronti a sostenere eh, a livello europeo e internazionale ogni iniziativa che tenda a costruire questo ampio fronte per la pace. Perché, di fronte all'unità dei capitalisti europei per la guerra, noi dobbiamo costruire la nostra unità, quella dei lavoratori per la pace. Grazie. Grazie, Michele. E su questa questione che tu ponevi della mobilitazione dei lavoratori portuali, poi nel, nella seconda parte ci, ci saranno degli interventi di approfondimento. Adesso vorrei introdurre un nuovo messaggio video, in questo caso è di Ertugürk, scusate la pronuncia, eh, del Partito Democratico dei Popoli HDP turco. Ha una storia fortissima, è stato 14 anni in carcere per le sue attività antimilitariste. Fu rilasciato nel 1986 e dal 2011 al 2013 ha fatto parte della delegazione turca all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Prego il video. Hello, comrades. My name is Artur I I'm the honorary chair of the People's Democratic Party of Turkey, a mass party comprising a strategic alliance of Turkey's left-hand democratic forces with the Kurdish Liberation Movement. I am honored by your invitation to participate in this forum and I would like to contribute with a couple of comments relying on the best practices of the international heritage and of our own experience. We are meeting at a time of war between NATO and Russia that is fought on the Ukrainian soil. It has been more than one month and the human casualties have already passed thousands and hitting with tens of thousands, the beautiful and peaceful cities of Ukraine are ruined and continue to be ruined. Millions of women, children and elderly had to flee their homes unless immediately stopped by determined international action for peace. The ongoing war in Ukraine, given the insanity and selfishness of the leaderships of the contending parties, implies even the involvement of nuclear arms in the conflict and thus threatens the very existence of the globe as such. Immediate action by a third force, that is the collective will and determination of the peoples to prevent their leaders from further bloodshed and devastation of the lives of the survivors, is urgent. In this war, and in any war of an imperialist character, internationalists should stick to the principles what have passed the test of time in the two previous world wars, the Revolutionary Wars and the Wars of National Liberation. The internationalist peace program should without any reservation condone the recognition of self-determination of nations simultaneously with the repudiation of annexations. That is the internationals of every nation should demand the right of secession for the nations that are oppressed by their nations. This is the principal point for a democratic and lasting peace worldwide. Further, internationalists should incessantly explain that the imperialist powers and the international imperialist bourgeoisie cannot grant a democratic peace. Peace should be won by the collective and simultaneous action of the peoples, the first step of which is to detach themselves from the hollow patriotic verbalisms of their bourgeoisie and fight for their defeat. In this war in Ukraine, we hear many repudiations of the Russian claims of the negation of the Ukraine's right to self-determination, and rightly so, but we hear very little about the right to seed of Donetsk and Luhansk. We hear many words of Ukraine's right to freedom, to choose NATO membership as a sovereign nation, but we hear very little of the criticism of this mockery of freedom, what boils to an oxymoron, freedom to join world domination. Hence, we should return to our proper roles. Russian internationals are admirably fighting against Putin's great Russian chauvinism and imperialist schemes of reviving the Russian Empire inevitably as a postmodern prison of nations this compels us to play our parts as the ardent critics of the aggressive military pact of nato and of the contribution by our own governments in this war of domination with the people's resources of the hypocritical justification of this unjust war concretely and openly turkey a nato member country with the biggest army and military industrial complex, seconding that of the USA in the Atlantic Alliance, is the best example for imperialist hypocrisy, both in terms of its own practices and of NATO's capacity of swallowing Ankara's infringements of the rights of its own Kurdish citizens and of the Kurdish citizens of Rojava and Sinjar to self-determination. Ankara as part of the NATO alliance sides with Ukraine in the ongoing conflict and supplies the Ukrainian army with UKs and fans the flames of war with additional firepower, whereas it has become a major buyer of Russian S four hundred mobile surface to air missile systems, in turn to gain military cooperation of Russia in Syria against the Kurdish self rule in Rojava. Erdoğan, with utmost hypocrisy, is now playing the part of the peace builder in Ukraine, the best way of obtaining the highest profit for minimum cost in this war. We call on the peoples of Turkey for joining the campaign for Ankara's withdrawal from NATO and from similar existing and prospective military paths and treaties for regional and global domination. We call on the peoples of Turkey... Urge Ankara, stop arms sales and purchases to and from Ukraine and Russia. We call on peoples of Turkey, urge Ankara, withdraw its military presence uh, from Syria, Iraq, and Cyprus. We call on peoples of Turkey to join forces for a reconstruction of Republic of Turkey on the voluntary unity of peoples, on the recognition of self-determination, of any constitutive entity down to the smallest village. The United Nations cannot stop the ongoing war and the growing threat of nuclear war as the very conflict stems out of the competition for domination and repartition of the world. I believe the conditions are ripe and the need is urgent for an international movement for peace, for calling the peoples of Europe and the USA and Russia to resist the war of their own governments, for bringing together the political and social movements, public opinion leaders, governments who distance themselves from the contending parties. We call on for an international front of peoples for peace to stop the war and to protect the globe from extinction by humans in human activities or we may end up at extinction and this Case, even going back to barbarism may appear as a Pinsky scenario. Importantissimo aver portato nel dibattito appunto anche la resistenza kurda e il modello di autogoverno del, del Rojava Rojav, che è un modello anche femminista, ambientalista che eh? ci arricchisce molto questo allora, torniamo in sala. Adesso è il momento di Gael De Santis, che è del Dipartimento Esteri del Partito Comunista Francese, nonché collega dell'Humanité con il quale collaboriamo come left in un progetto di Media Alliance. Cari compagni e compagni, cari delegati esteri, vi porto il saluto del Partito Comunista francese e della sua sezione esteri. La, come ce l'ha ricordato molto bene il compagno belga, il Movimento per la Pace esiste. Esiste, si è visto in Francia con manifestazioni a Parigi, Lione e altrove. Si è visto anche, come di tradizione in Francia, con dei piccoli raduni, davanti a un comune di 5.000, 10.000 o 20.000 abitanti. Questo movimento per la pace è uno dei movimenti più che quelli sindacali che è più disseminato sul territorio, che fanno piccole azioni eh, che magari speriamo faranno grandi fiumi. Questo movimento per la pace esiste anche da noi nella solidarietà eh, con i migranti, con l'organizzazione concreta eh, con la cui si aiutano le famiglie, alcuni, alcuni francesi anche hanno dato una stanza delle famiglie a casa loro. Dunque c'è una solidarietà concreta che anima la Francia e c'è un, un movimento per la pace. Dall'inizio di questo conflitto, dell'attacco militare di, della Russia, di Vladimir Putin alla, contro l'Ucraina, noi abbiamo preso in quanto partito due o tre punti di riferimento. Primo, chiediamo un cessato del fuoco perché eh, più questa guerra continuerà, più sarà difficile costruire la pace fra Ucraina e Russia e ricreare legami. Uh, fra i popoli. Secondo, abbiamo, abbiamo chiesto che si riapra la voce della la via della, della diplomazia, perché solo questo uh, potrà, uh, potrà riuscire a ritessere i legami fra i due popoli. E terzo, abbiamo chiesto che i nostri governi, francesi e europei, non vadano sulla strada dell'escalation, de perché. Il periodo è molto, molto pericoloso. La Russia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia hanno l'arma atomica e eh, c'è un rischio grande che a un momento belligeranti possano usare questa quest arma che è molto, molto, molto pericolosa. Secondo punto, la guerra è in una zona, l'Europa... Uh, che creerà danni in tutto il mondo, non solo per gli europei, però per tutto il mondo, perché siamo un continente di grande produzione agricola e se c'è guerra sul nostro continente, vuol dire che ci sarà la fame su altri continenti. È un conflitto anche che se produce recessione, l'Europa dà molti aiuti allo sviluppo a altri paesi, dunque avrà delle conseguenze sulle vite. Di miliardi e miliardi di persone. Abbiamo condannato l'intervento militare, chiediamo il ritiro delle truppe russe. Eh, vediamo con questa guerra che quello che hanno vissuto dal 2014 nel Donbass, dove ci sono stati 15.000 morti, perché nei combattimenti e anche migliaia di civili. Si vede che questa situazione, la, la, guerra, di, la guerra russa contro l'Ucraina, sta creando la stessa situazione sulla metà del territorio ucraino e questo è molto pericoloso. Questo crea un problema enorme che vediamo un flusso di rifugiati in Europa come non si era mai visto. 4 milioni di ucraini hanno, sono andati fuori del loro paese, 10 milioni sono spostati all'interno del paese, c'è un bambino su due in Ucraina che non vive più nella sua propria casa. Questo è eh, terribile e noi chiediamo che l'accoglienza con i rifugiati ucraini non venga fatta al posto dell'accoglienza de, per altri migranti, perché si è visto... In Francia, e certi luoghi di accoglienza sono stati svuotati dagli eritrei, dai sudanesi, per metterci gli ucraini. Non si può avere la concorrenza fra i rifugiati. E dopo, questo per noi è un grave problema di violazione del diritto internazionale. Già si erano visto con le potenze della NATO che l'hanno fatto nel passato però in diplomazia quando c'è un tale gesto vuol dire che magari altri paesi potranno farne, prenderne esempio e continuare a fare loro le proprie guerre e quello è molto pericoloso. Um, adesso dobbiamo guardare cosa fare. Uh, cosa fare. Abbiamo questo problema delle sanzioni, noi ci siamo schierati a favore di sanzioni uh, contro... I ricchi russi abbiamo chiesto perché una parte dell'oligarchia russa ha dei beni in Francia. Abbiamo chiesto che vengano, che vengano confiscati. Abbiamo chiesto che le ville che ci stanno nel sud della Francia possano accogliere non più gli oligarchi russi vicini a Putin, però accogliere i migrati e i rifugiati in queste ville. Eh, e chiediamo. Altra cosa, altra cosa, chiediamo che non siano i piccoli a pagare, che non siano i piccoli russi, che non siano i piccoli europei. Si vede che abbiamo un gran problema col prezzo della benzina eh, per, per il riscaldamento da noi in Francia in, per questo inverno e per il prossimo inverno. Seconda cosa, c'è la questione dell'armamento. Noi ci si siamo schierati contro il fatto di delivrare le armi all'Ucraina perché pensiamo sia pericoloso certo dal punto di vista del diritto internazionale non è visto come un atto di guerra però la questione è di vedere come è visto dai belligeranti e i russi l'hanno fatto vedere quando hanno bombardato alla frontiera con la Polonia hanno bombardato delle zone delle basi dove arrivavano i, i cargamenti di armi della Nato Dunque c'è questo, eh, questo, noi pensiamo che dare armi creerà sempre più guerre e c'è una seconda problematica, è la disseminazione delle armi dopo il conflitto. Dobbiamo dire che ci sono mercenari nel campo dei russi e nel campo degli ucraini e questi un giorno torneranno a casa, magari con le armi, si è visto quello che si è visto in Libia, dove dopo la guerra in libia tutte le, le armi si sono sparse su tutto il continente uh, questo è molto problematico uh, per noi e creerà sempre più uh, creerà sempre più conflitti altra cosa che ci che ci imbarazza che ci fa paura è il sovrarmamento che si vede nei, nei, nei ulti, negli ultimi giorni la germania ha trovato per i prossimi anni 100 miliardi per eh, rinforzare il suo esercito, 100 miliardi non li aveva trovati per aiutare la Grecia alcuni anni fa quando faceva quando c'era la crisi economica lì. Si deve pensare quante scuole, quante, quanto, quanti percorsi di formazioni, quanti investimenti nella salute. Quanti soldi per l'accoglienza possiamo mettere con queste centinaia di miliardi che verranno spesi nei prossimi anni in Europa per le armi? Si vede che in Francia anche c'è un dibattito, non solo dei pacifisti, ci sono dei politologi che anche loro che sono a favore della Nato e che dicono possiamo pensarci prima di spendere decine di miliardi nelle armi? Perché ha veramente cambiato la situazione, non è questa la soluzione. A chi fa comodo queste, queste spese di armamenti? Fa comodo, primo, agli Stati Uniti. Si deve vedere che, negli ultimi anni, la NATO, se non lo era dall'inizio, almeno si è trasformata in un'associazione per vendere le armi americane. Eh, Il nome, all'interno della NATO, della compatibilità fra i sistemi di arma. Dunque. Questo fa sì che uno non possa più avere l'autonomia in materia di difesa, però deve prendere delle armi secondo i standard della NATO, cioè per esempio per gli aerei, gli F-35 americani. So che qua in Italia li state acquirendo. Si vede anche questo e che crea un'egemonia americana anche sulla situazione. Con le sanzioni non è stato possibile mandare alcuni satelliti in questi ultimi giorni perché dovevano partire dalla Russia. Allora la soluzione poteva essere di mandarli via al lanciatore europeo Ariane, la Germania ha chiesto che questi vengano mandati con SpaceX, che è un'impresa americana che è presente nel, nei lanciatori lo spazio questo si vede che con questa corsa al sovrarmamento dietro gli stati uniti crea un'egemonia americana ma non solo non solo il conglomerato americano sta facendo soldi si deve vedere le nostre proprie aziende di industria militare dall'inizio del conflitto alcune aziende quali tales hanno visto la loro azione aumentare del 35%, questa è un'azienda francese. Safran, 16% francese, il svedese Saab, 61%, che loro vendono i missili anticari all'Ucraina, all BAE, 22%, e l'italiano Leonardi, 36%. Io voglio sottolineare sul Movimento della Pace ciò che dicono i compagni sindacalisti di Thales, che è un'azienda francese. Loro dicono, da quando c'è la pandemia, noi abbiamo il saper fare fra i nostri operai, fra i nostri ingegneri, perché il nostro saper fare sia utilizzato per la salute. In Francia non si sa più eh, produrre dei scanner, per esempio dobbiamo comprarli altrove. Loro dicono possiamo cambiare questa industria di armamento per trasformarla in un'industria in un per la sanità. Loro hanno un vero progetto di cambiamento della produzione della propria azienda. Dire che il movimento di lavoratori lavora per la pace vuol dire anche questo. Dopo noi chiediamo dei corridoi umanitari, però anche dei corridoi agricoli, perché Russia e Ucraina sono, fanno una gran parte della produzione di grano nel mondo e vogliamo che questo grano possa uscire. Una parte della produzione ucraina di cui hanno bisogno le popolazioni dell'est dell'Africa non può uscire per causa della guerra. Si deve trovare delle situazioni perché questo grano possa andare a nutrire la popolazione del mondo. Per finire direi che dobbiamo avere sul lungo termine una politica di pace e di cooperazione. Da anni facciamo una proposta. Per riassumere, nel 1975, in piena guerra fredda, due blocchi contrapposti hanno firmato gli accordi di Helsinki. Questo ha creato meno tensioni, ha permesso, ha concesso di fare dei trattati di disarmamento e alla fine ha fatto che l'Europa ritrovi il cammino della pace. Noi chiediamo una conferenza di cooperazione e di sicurezza in Europa, la chiediamo da già 15 anni, quasi 20 anni, chiediamo eh, questo perché vediamo che l'architettura della Nato non permette, non consente all'Europa di essere in pace, perché un giorno no, la pace dell'Europa passa per la, la, la sicurezza dell'Europa, passa anche per la sicurezza della Russia. La Russia, se ha paura, prenderà delle disposizioni e l'Europa, se ha paura, prende delle disposizioni. Dunque questa conferenza deve poter mettere tutte le questioni sul tavolo. Di in materia di cooperazione di conflitti già esistenti sul nostro continente, oggi in Ucraina, però anche in Moldavia, trove, e trovare la via per lavorare a una politica di, eh, di, di, di disarmamento. Non è un'utopia. In certi circoli russi, questa questione, questa proposta già è già stata fatta. Nel 2007-2008, il presidente di allora, Dmitry Medvedev. Aveva fatto una proposta di cooperazione di, di un'architettura di cooperazione di sicurezza in Europa. Gli europei e gli americani hanno detto: non gli hanno risposto di no. Dopo, questo non vuol, non vuol dire che dobbiamo accettare tutte le domande dei russi, quello no, perché sappiamo che è uno che non è della nostra parte. Ricordo che. Se il 24 febbraio lui ha chiesto la denazificazione dell'Ucraina, come lo ricordava il compagno russo, il 21 febbraio proponeva di aiutare gli ucraini a decomunizzare l'Ucraina. Sappiamo lui da che parte è, però questa, cosa della, questa, questa questione della de conferenza di pace e di sicurezza può essere sul tavolo per... per parlare di disarmamento. Lo dico perché alcuni trattati che ci consentivano di avere un po' di pace sono stati messi fuori dagli americani, dai russi in questi ultimi anni. Il, il trattato di cui faceva cenno Michele, il trattato Forze Nazionali Intermediari che, che proibiva l'installazione di missili che vanno da un raggio di 500 a 5.000 km e questo fa sì che oggi da una parte e dall'altra ci sono dei missili che sono puntati su quello che sarebbe il nemico questo dobbiamo ritrovare questo tipo di, di trattato eh, dopo l'altra questione è la denuclearizzazione la Francia è un paese nuclearizzato da un punto di vista militare e noi vogliamo che la Francia cambi attitudine c'è alle Nazioni Unite un trattato che è stato firmato da più di una centinaia di paesi, il trattato per l'interdizione delle armi nucleari, noi vogliamo che la Francia eh, lo, lo firmi e vogliamo che la Francia vada a vedere tutte le potenze militari per chiedere che ci sia il disarmamento nucleare. Per fine vogliamo esprimere la nostra solidarietà con gli ucraini che si battono contro il nazionalismo e con i russi pacifisti quegli decine di migliaia di russi che sono stati arrestati nelle ultime settimane nelle manifestazioni per la pace. Viva la pace e viva l'Europa. Grazie Gael, un intervento molto ricco, vorrei solo sottolineare un aspetto che a noi di Left sta particolarmente a cuore e questo dedichiamo anche il numero attualmente in Edicola che è l'accoglienza di tutti i profughi. Noi sappiamo che è stata attivata la direttiva 55 de, del 2001 che permette ai profughi ucraini di essere accolti e auspichiamo che ora l'Europa faccia un passo avanti ulteriore, cioè non discrimini ehm, per esempio quei cittadini che si trovavano in Ucraina e che sono di altre nazionalità, provengono da altre latitudini, magari africani. E asiatici e così via e, e dobbiamo anche accogliere assolutamente eh, gli altri eh, profughi eh, che in questo momento come sappiamo mentre esaltiamo la Polonia per la sua accoglienza ed è giusto che sia così rispetto agli ucraini non dobbiamo dimenticare che al confine tra Bielorussia e Polonia ci sono ancora tanti profughi afghani, ir iracheni, siriani e così via tenuti prigionieri per non dire di quel che accade nel Mediterraneo. Oggi purtroppo arrivano notizie estremamente drammatiche o sulla rotta balcanica. Scusate l'intermezzo, ma mi sembrava importante toccare questo argomento. Bene, allora pro adesso proseguiamo con l'intervento di Gabriele Armand. qui est conseillère régionale de France Insoumise et responsable du Parlement de l'Union populaire. En Bonjour à toutes et tous. Salut à tous les citoyens, compagnons, compagnies. C'est au nom de l'Union populaire et de son candidat Jean-Luc Mélenchon, soutenu par la France Insoumise, que je m'adresse à vous. Dès le premier jour, nous avons notamment par la voix de Jean Luc Mélenchon, dénoncer l'agression de l'Ukraine par la Russie. Quel qu'en soit l'initiateur, nous n'acceptons pas que la guerre redevienne le moyen des règlements des conflits sur le vieux continent. Nous réaffirmons notre attachement au principe de l'intangibilité des frontières qui est à la base du droit international. La France dès l'élection de Jean-Luc Mélenchon dans les prochaines semaines. Sachez-le, sera porteuse d'une diplomatie non alignée, ce qui n'est pas synonyme de neutralité. Nous proposerons une diplomatie alter mondialiste dans le cadre de notre statut de membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous proposons une conférence pour la paix et le cessez-le-feu et qu'une discussion sur la sécurité en Europe s'engage sans tarder, incluant la question des litiges frontaliers et la question du désarmement. L'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu. L'objectif est d'obtenir le retrait des forces russes. Et si tel était encore le cas, nous soutiendrons le président ukrainien qui a lui même fait preuve de courage en évoquant la possibilité de la neutralité de l'Ukraine si des garanties de sécurité sont fournies à son pays. À l'heure du dérèglement climatique, à l'heure où tant de souffrances existent, sur le continent européen et que les peuples souffrent alors même que nos pays n'ont jamais été aussi riches de leur histoire ainsi la guerre détourne les esprits au moment où il nous faut parler de coopération et d'entraide pour faire face aux défis de notre temps alors quand on veut pas la guerre on prépare la paix c'est ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne électorale en France, et faute de candidats prêts à débattre et à discuter des modalités pour y parvenir, nous nous avançons jusqu'à l'élection en étant à notre manière dans un calendrier électoral à vos côtés pour participer à la construction d'un mouvement pacifique, Alter mondialiste et populaire à l'échelle internationale. Je vous souhaite de belles rencontres, une belle convergence populaire et sachez que nous soutenons pleinement votre initiative. Tanti saluti, arrivederci compagnie. Bene, adesso introduciamo eh, Caterina Anastasion eh, del Partito Comunista Austriaco e che interviene per Transform Europe e in particolare è proprio responsabile del gruppo Lavoro per la Pace. Grazie. Ciao. Compagni e compagni, io parlo inglese adesso. Io capisco l'italiano uh, molto bene, ma non parlo, ok? So, I'm sorry. Uh, thank you very much for the invitation today. Also, thank you very much uh, to all the organizations that are involved uh, in today's event in this moment uh, with such an important topic. And uh, I want to thank the Italian left in all its plurality, yes, for being always uh, an important space for European uh, coalitions. Um, I will try not to repeat what has been said already because much has been repeated. But the question of today was how we organize a European movement for peace, or how we reorganize a European movement of peace, something that has existed before as well. Uh, a lot of you uh, remember already the mobilizations we had against the war um, uh, on Iraq, uh, and when you remember the last let's say the millennium year so we need to reach that point as well and we, we need to be able to mobilize millions of europeans on the streets and um, force a different situation to europe but let me start with this it is obvious that everyone in this room condemns this war the invasion of ukraine uh, by putin is illegal people are dying People without, that are not participating in this war are also dying. This is also something that has not been mentioned until now. But since the 25th of February, all the men in Ukraine between the age of 18 and 60 cannot leave the country. There is no chance of dissent. And this is something that we have to understand and we have to repeat. Because in the in the media moment we live in, there is this uh, portraying of heroes defending the country. But the truth is, you have no other chance. You cannot leave the country. Families are separated at the borders. Men are forced to fight. Yes. Yeah. No. No. Okay. Grazie Roberto Morea Transform Italia. If somebody needs a translation go close to roberto there and uh... okay uh, so the second point that it is clear and i think all comrades before me made it clear as well is that this is a war that serves capital interests it is not uh, a, a war that aims to free anyone if putin really had an interest in denazifying europe he wouldn't be funding every regressive politician for the last 20 years he wouldn't be funding uh, Salvini, he wouldn't be funding Le Pen, and he wouldn't be funding Strache in the country I live in, which is Austria. So we are not uh, so stupid to believe his lies. This is an imperialist war, and we are against it. And we are against it like we were against every war that has taken place for the last decades. Um, now, apart from all this revival of uh, revisionism, because of course, when uh, Putin has a revisionist claim, the European Union is similar. Eh? Uh, they are trying to readopt this Cold War logic of the East Bloc and the West Bloc, and we are the super Europeans that defend human values. Well, the situation right now offers a very, very um, honest mirror. Of what Europe is right now, and uh, Simona just repeat the situation of the refugees, let me say two three things that are, have not been said part of the people from Ukraine fleeing the war Ukraine was the home from a lot of for a lot of people that didn't have the Ukrainian citizenship that were black and people of color and were actively hindered of exiting the war zone uh, right now we know uh, for a fact that students for example from different african and asian countries have ended up in uh, refugee camps in poland and are denied of the same rights that the ukrainian refugees have so we have to be um, very very um, vocal about this and another group another group that holds also is um, is a victim of uh, discrimination in Italy, in France, in, and in many, many other countries in Europe. The Roma people, Ukraine has been the, the home for 400,000 Roma people that are hindered of leaving the country, are hindered of, of um, choosing the country of residence in the EU. So this war shows us that the border politics of this European Union is racist and that all the claims that the European Union is defending human rights is, excuse my language, bullshit. So um, it is evident that we, the, the Europe we want to have is a different one, yes? So this war opens up the political space to talk about it and talk about it with examples and given out of uh, the real life and what is happening now. it is for a fact that 22 of the 27 european countries are members of the nato. we cannot claim that this is a union of peace. 22 of the 27 countries are members of the nato. even in countries that have been neutral until now, at least uh, the media discussion uh, has been changing. I live in Austria. I come from Greece, yes, and I live in Austria. Austria has been a neutral country since the end of the Second World War. Right now, people start talking about armament, about thinking of a possible uh, cooperation with NATO, and all this starts to change this does not represent the opinion of the people in austria, for example, or in other neutral countries. but it is pushed in the media as common sense. common sense in a in, in way of we have to uh, secure our borders. i can tell you this. for the last 10 years, uh, every paper that has been published by the european commission about border security was um, Claiming that the first threat for Europe was migrants. What kind of security um, um, we want? The security of whom? This is the questions we have to answer as a left. The security of whom? Is it the security of people, the security of workers, or the security of capital interests? We have to be very clear about this, because as thank you, because as we know, guns do not bring security. Look at the United States. You cannot go to school without a bulletproof vest. What is this? Is this the future we want? Full of guns? No, it's not. Um, now, going back to peace and war. Peace has been underfunded also before the war of Russia to the Ukraine. 2020, the year of the pandemic, was the year with the biggest military expenditure in history globally. we know that the problems that we have in front of us, also problems deriving by the climate change, as many said, but also problems deriving from capitalism, you know, all the social inequality, all the problems that come with it. Can, we cannot respond to these problems with guns. guns are no solution to any of the problems. it is for a fact that the military industry is the biggest polluter on the planet. In every climate agreement since Kyoto, the um, CO2 um, emissions of the weapon industry has been excluded from these agreements. They, uh, um, they uh, enjoy an impunity that is unprecedented. So we have to change this as well. Uh, and peace needs to be funded as well. There is another... Um, Another thing I would like to say, to, to put it a little bit in a more political context, you all remember Brexit, no? 2016. So Brexit, let's say now um, that we agree, this was the first big sign of European disintegration. Okay? The first political response to Brexit of the European Union was the idea to create a European army, the so-called PESCO. So at the same time with Brexit, we've had Trump uh, in governing the USA. So it was all about european autonomy from the usa uh, we needed uh, uh, our own army our own foreign policy etc etc now after the war um, of russia towards the ukraine this discussion about european autonomy is coming again uh, on the table disguised as a discussion of european autonomy but at the end of the day everything that is proposed To vodi le v odvisnost, in ta odvisnost je neposredna odvisnost od ZDA, pa tudi od drugih držav z zelo very brutal autocratic governments that the united emirates for example so to claim we want uh, and this is where we have to be very careful also creating this european peace movement to claim we want independency by russian gas and preparing a dependency from lng uh, from liquid natural gas from the us and gas from the united emirates i don't see it as an independency or an autonomy it's just more dependency of more autocrats um, it was mentioned before um, by the colleague from PCF the comrade um, that Germany has announced 100 uh, billion of military spending um, as a response to this war I mean part of the of, of the fact that personally it scares me when Germany decides to rearm itself in this extent I'm Greek you know I have traumas um, we—I um, I will just tell you a number to comparison. There is a fund of reparations for nations of the global South that suffer catastrophes, infrastructural catastrophes, also by the climate change. This fund for all the global South is exactly 100 billion. So the same money that Germany wants to give out now for rearming itself is the equal money that developed nations have promised as a reparation to the global south for the damages that is done to the countries of the global south because of our colonial past because of our capitalist economies because of the way we dominate global production and we make um, we are about to make our planet a death trap and now, perhaps, I want to um, end up with the workers. And excuse me if I talk too long, I hope it's okay. We already heard about examples of workers and workers' unions, and we're very thankful about everything happening in Italy resisting this war. But um, it's another group of workers I want to talk about. I want to talk to you about the workers from Eastern European countries that have been exploited in Western Europe since 1989 people are economies and our production is dependent on from the care economy yes to the agricultural economy to the transport economy the logistics economy we are dependent on these workers but how have we behaved towards workers from eastern europe how they have been exploited under precarious contracts and during the pandemic, you all remember the first very scary lockdown. Eh? All the flights were grounded, but in Northern Europe, they were importing wo workers from Serbia, from Romania, from Bulgaria, and also from the Ukraine. To understand the sickness of the system we live in, I will tell you an example from Austria. Austria has an asparagus production. You know, asparagus in Italy, you eat it too, no? This very expensive legume. So, until now, this asparagus production was mainly done by precarious Ukrainian workers working for three, four euros an hour. The minimum you would get in a collective contract in Austria would be nine euros an hour. Okay? So now they are missing the workers and the, the asparagus um, is about to come. Eh? And what do you think they're going to do in Austria? They're importing workers from Nepal from Nepal. So what I want to say is we should welcome refugees from the Ukraine in a dignified way like we should welcome all refugees. But the, thank you. But the refugees coming now from the Ukraine are women and children particularly vulnerable. And they are going to be, uh, ob, uh, ob, uh, ob, uh, obs, no? they're going to be taken in by our economies in very precarious conditions. So this is a call to the syndicates of all uh, the left in Europe: be aware and include these people in the collective agreements from day one. There is no other way. This is the way, also of peace. Thank you very much. Gracias mucho, Caterina. Y ahora el último intervento del panel interna internacional eh, en video, Manuel Pineda, que es europarlamentario de Podemos. Queridas compañeras, queridos compañeros, lo primero que quiero es agradecer esta iniciativa. Una iniciativa muy necesaria. Es muy importante impulsar un movimiento europeo por la paz, un movimiento europeo contra la guerra. Quiero agradeceros también el que nos hayáis invitado a participar de este importante evento. Creo que la mejor aportación que podemos hacer desde el Partido Comunista de España es compartir con vosotros una declaración conjunta que hemos realizado junto al Partido Comunista de Portugal, al Partido Comunista eh, Británico y al Tude iraní. En vista de los acontecimientos que precipitaron la ofensiva militar de la Federación de Rusia en Ucrania, declaramos que estamos viendo en Europa del Este, en Ucrania, una situación de guerra, una guerra que necesita ser detenida urgentemente y que nunca debería haber comenzado. Estos son eventos dramáticos que están causando gran consternación en todo el mundo. Estos acontecimientos tienen consecuencias trágicas, graves peligros y repercusiones en todo el mundo, y han sido pretexto para una nueva campaña anticomunista basada en burdas falsedades por parte de quienes han sido cómplices de las políticas de injerencia y agresión, una política que está en la raíz de la grave situación en Europa y en el mundo. Los partidos firmantes nos oponemos a esta guerra. Desde nuestra conciencia de clase nos oponemos a las fuerzas políticas que gobiernan la Rusia capitalista y su grupo económico. Nos oponemos a la estrategia estadounidense sostenida en el tiempo de escalada de armamento y dominación imperialista. Condenamos inequívocamente la historia de interferencia, violencia y confrontación de los Estados Unidos y el golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos en Ucrania en 2014, que instaló un poder xenófobo y belicoso. La reciente intervención militar rusa en Ucrania y la escalada bellicista de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Condenamos la violación de los principios del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki. Como opositores a la guerra, los partidos comunistas que firmamos esta declaración siempre hemos advertido de los peligros para la paz que plantea la política de expansión de la OTAN en Europa del Este, con el despliegue de armamento ofensivo, abandonando así los procesos de desmilitarización anunciados en la Carta de París. Nos preguntamos, ¿a quién le interesa esta guerra? No sirva al pueblo ucraniano, ni al pueblo ruso, ni a los demás pueblos europeos. Sirva a la administración estadounidense y a su complejo militar-industrial. Sirva a la justificación de la militarización de la seguridad y militarización de la Unión Europea. Hacemos un llamamiento a todos los pueblos de Europa y del mundo para que se movilicen por la paz y contra la escalada de la guerra. Hacemos un llamamiento a la solidaridad y a la ayuda humanitaria a las personas afectadas. Es urgente poner fin de inmediato a la confrontación armada en Ucrania que solo conduce a más sufrimiento, a la pérdida de más vida humana y al empeoramiento del conflicto. Pedimos un cese del fuego inmediato y el inicio de un proceso de diálogo encaminado a una solución negociada del conflicto, abordando los problemas de seguridad colectiva y el desarme de Europa. Todo ello en cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. Abogamos por una conferencia internacional patrocinada por las Naciones Unidas para promover la seguridad continental compartida. Consideramos de suma importancia fortalecer la lucha contra la extrema derecha, el fascismo y la guerra, contra la escalada de la confrontación, la agresión y la injerencia imperialista, contra la expansión de la OTAN por su disolución, contra la militarización de la Unión Europea, por el fin de las sanciones y los bloqueos, por la paz y el desarme en el mundo y por el respeto de los derechos y la soberanía de los pueblos. Hacemos un llamamiento a la participación de la contracumbre de la OTAN organizada por la Plataforma Española contra la OTAN los próximos 24, 25 y 26 de junio en Madrid. Por la paz, no a la guerra. Muchas gracias. gracias. Manuel Pinedas, Pineda di Unidas Podemos. E adesso cambio di palco, eh, chiedo per il panel successivo, quello nazionale, che vengano a raggiungerci qua sopra i primi cinque che interverranno. Allora, Cinzia Della Porta, le due deputate di Manifesta, eh, Ferrero e Marta Collo. E poi a seguire entre, interverranno gli altri. Intanto per il numero dei posti vediamo quanti riusciamo. Grazie davvero per il panel. Allora, intanto comincio con l'introdurre appunto Cinzia della Porta dell'USB che ci parlerà appunto del ruolo dei lavoratori di Pisa Aeroporto e di Genova nel movimento contro la guerra. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo introdurre alcuni elementi aggiuntivi appunto per arrivare anche a quello che i lavoratori di Pisa e di Genova hanno fatto in queste settimane. No? Allora, eh, la condizione, voglio dire, terribile e drammatica nella quale stiamo vivendo è una condizione di guerra che non è soltanto una guerra eh, guerreggiata con le armi, ma è anche sicuramente una guerra interna, quella condotta. Contro i lavoratori, contro la nostra classe di riferimento, contro eh, di noi. Ed è una guerra che non è cominciata adesso. È una guerra che vede eh, la divaricazione enorme di come vengono stanziate le risorse. No? Nonostante la pandemia abbia messo in maniera evidente, in particolare in questo paese, quanto voglio dire, eh, sotto le indicazioni dell'Unione Europea tutti i tagli che sono stati fatti. Alla scuola, alla sanità, alla ricerca in questo paese abbiano portato, voglio dire, all'assoluta incapacità di rispondere alla pandemia. E nonostante questo, voglio dire, il PNRR ha approvato, no, nello stesso modo, lo stanziamento eh, di risorse assolutamente inadeguato per quelle che sono, voglio dire, le condizioni che ci possono permettere una vita. Uh, decente e dignitosa. Siamo un paese in cui dire, la condizione del lavoro oggi assume sempre di più forme simili a quelle della schiavitù. Un paese in cui c'è il 12% di lavoro povero, significa dire, persone che a lavorare ci vanno, ma non percepiscono uno stipendio che gli permetta dire, di avere una vita dignitosa. Siamo un paese in cui uh, la ricerca pubblica, io vengo dal mondo della ricerca ha ah, uno stanziamento anno che rappresenta circa l'1,2% del PIL e in una giornata se è stato approvato dire, il raggiungimento del 2% del PIL delle spese militari. Una situazione in cui dire, il carovita oggi e gli aumenti che, che ci sono già stati e che ci saranno determina... Una condizione per cui dire, ci sono tantissime famiglie, riportati i dati dal sole 24 ore, che non sono assolutamente più in grado di pagare le bollette, come non sono in grado di pagare eh, gli affitti. Eh, per rimanere una specificità dell'ambito della ricerca, non solo dire, è una situazione in cui le spese sono assolutamente ridicole rispetto alla necessità di un paese come questo, ma ad esempio dire, il più grande ente nazionale di ricerca italiano come il CNR ha accordi con il Ministero della Difesa, ha accordi dire, con le più grandi aziende eh, che producono armi, immediatamente dopo l'inizio del conflitto la cosa che ha fatto è stato tagliare le relazioni con i ricercatori russi, poi a fronte di un importante, voglio dire Uh, critica mossa soprattutto da noi dell'Unione Sindacale di Base ma anche uh, da altri vuol dire è leggermente tornato indietro sul piano dicendo che il taglio avveniva soltanto con le strutture istituzionali e non con i ricercatori quindi vuol dire ed è il più grande ente pubblico appunto di ricerca allora la nostra lotta in una condizione sociale ed economica come questa, come USB, è quotidiana, è quotidiana nei luoghi di lavoro, appunto dire, per diritto ad un lavoro decente, a delle condizioni di lavoro decente, è quotidiana nei quartieri, è quotidiana a livello internazionale. La prima volta che siamo stati. A nome dell'USB e della Federazione Sindacale Mondiale nel Donbass era il 2016, in cui abbiamo visto dire, la devastazione e la violenza con cui dire, quella popolazione è stata massacrata dal 2014 ad oggi e la devastazione, appunto, che il battaglione Azov aveva portato in quelle cittadine e in quelle città. Allora eh, noi appunto dobbiamo lottare tutti i giorni e lottiamo tutti i giorni contro quello che sta succedendo contro quello che succede appunto all'interno della nostra società e per la nostra classe e per quello che succede a livello eh, internazionale. A Pisa due settimane fa è stato diciamo Uh, il Re è nudo, è stato messo voglio dire, in evidenza una cosa voglio dire, che evidentemente succedeva o succede regolarmente. Dei lavoratori hanno detto di no, nel momento in cui gli è stato detto di caricare un aereo. questo aereo era identificato come un volo cargo di aiuti umanitari. E questa è una delle cose voglio dire, che ha reso questa notizia veramente pesantissima e l'ha fatta diffondere in tutto il mondo perché ha avuto una rilevanza enorme il volo era identificato come volo di aiuti umanitari all'interno c'erano armi l'altro elemento che dal nostro punto di vista l'ha fatta diventare così importante è che i lavoratori hanno detto no quello che alcuni degli interventi precedenti dicevano no, vuol dire c'è bisogno che, allora noi dobbiamo che i lavoratori si oppongano i lavoratori hanno detto no, io non faccio parte di coloro che decidono di inviare uh, le armi e quindi alimentare un conflitto e portare, dire, questo conflitto fino alla uh, terza guerra mondiale. E eh, quindi i lavoratori stanno facendo queste scelte. I lavoratori, voglio dire, dopo questo evento c'è stata un'enorme manifestazione a Pisa che ha visto la partecipazione di tantissime realtà sotto vuol dire chiaramente un'indicazione chiara del nostro no alla guerra no alla guerra no all'invio di armi fuori l'italia dalla nato no all'aumento delle spese militari che vuol dire la bussola strategica approvata dall'unione europea fa diventare un elemento determinante non solo rispetto alla nostra politica internazionale, ma anche rispetto alla nostra condizione sociale ed economica nella quale, voglio dire, siamo costretti a vivere in questo Paese, perché è chiaro che le risorse, se vanno da una parte, non vanno da quella che noi riteniamo importante. Da Pisa, dove c'è stato questo evento importantissimo, abbiamo lanciato un ponte verso Genova. Eh, giovedì scorso c'è stato uno sciopero dei lavoratori. Del Porto, un'importante assemblea in detta lì nella zona portuale e ieri una manifestazione. Una manifestazione che ha visto in piazza non soltanto i lavoratori, non soltanto l'Unione Sindacale di base, ma ha visto voglio dire, un allargamento quello che, che dobbiamo lavorare eh, perché diventi un elemento no, di costruzione per la nostra lotta contro. la il... Ha visto un allargamento de, del fronte che si oppone. Alla guerra, con realtà chiaramente sempre su posizioni nette e chiare, perché ovviamente non ci sono spazi all'interno, dire, di quelle che sono le nostre mobilitazioni per uh, mh, ipotetiche dire, forme di, di pacifismo che non prevedono l'effettiva, voglio dire, uscita dalla NATO e l'effettiva, voglio dire, non invio di armi e no alle spese militari. Appunto, sono stati Pisa e Genova oggi rappresentano nel nostro paese un elemento che ci deve dare forza perché appunto i lavoratori si sono opposti. Noi da queste due eh, manifestazioni importanti abbiamo anche lanciato un appello internazionale per i lavoratori contro la guerra perché, appunto, i lavoratori hanno la forza e la capacità di svolgere un'azione e un elemento importante. È chiaro però che ci vuole voglio dire un lavoro e una chiarezza fatto uh, da tutti noi. Io credo che come USB appunto stiamo investendo tutte le nostre, uh, tutta la nostra forza, tutta la nostra conflittualità, tutto quello che un sindacato di classe effettivamente oggi deve fare, ovvero deve fare, opporsi realmente a quello che sta succedendo. Grazie molte, mentre chiedo a Simona Suriano se può eh, ecco, venire in posizione qua a centrale. Allora, tutti voi sapete che c'è questa bella notizia no? di un gruppo di parlamentari che alla Camera eh, si sono fatte adesso portavoce appunto di Potere al Popolo, di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea. E Simona Suriano appunto, è la deputata capogruppo di Manifesta. E, E vorrei che tu ci raccontassi un po' di più di questo scandaloso ordine del giorno votato alla Camera e al Senato che ci porta a riarmarci. E noi sappiamo già che la spesa militare era già aumentata da 25 miliardi a 38 miliardi, insomma. Simona, sì. grazie. Grazie. Allora, innanzitutto eh, premettiamo che l'ordine del giorno non è. magari si sta facendo un po' di confusione in questi giorni. L'ordine del giorno non è immediatamente vincolante, quindi l'Italia non ha eh, dall'oggi al domani stanziato 13 miliardi per eh, l'aumento della spesa eh, militare. È chiaro che è un indirizzo politico molto forte, perché eh, quanto è avvenuto il 16 marzo alla Camera su eh, 400 presenti, 391 hanno votato a favore di quest'ordine del giorno che impegna il Governo ad aumentare la spesa militare entro il 2020. E 24 era. Ora in questi giorni si sta discutendo se diluirla questa spesa entro il 2028, ma comunque aumentare la spesa militare. Quindi non si sta discutendo se eliminarla o meno, si sta discutendo se spalmarla in più anni o uh, entro il 2024. Quindi su 400 circa eh, presenti, 391 hanno votato a favore, solo 19 hanno votato contro quest'ordine del giorno. Quindi questo specchia anche eh, quelle che sono le forze dentro eh, il Parlamento rispetto a quello che è fuori il Parlamento. Io eh, con la collega e con le colleghe stiamo girando molto l'Italia portando appunto il tema del eh, no al riarmo, eh, il tema della pace e devo dire che c'è molta eh, solidarietà, molta eh, consapevolezza da parte della, della cittadinanza, del popolo. Del pericolo che stiamo andando a correre. La, I cittadini italiani non vogliono entrare in guerra, non vogliono il riarmo dell'Italia, non vogliono neanche mandare le armi all'Ucraina, ma non perché non siamo solidari col popolo ucraino, ma perché siamo consapevoli che questo potrebbe semplicemente peggiorare eh, il conflitto anziché farlo cessare, anziché. Eh, far cessare le morti atroci, i profughi eh, le disperazioni di questa eh, popolazione, questo potrebbe eh, portare ad allungare i tempi del eh, conflitto. E quindi siamo consapevoli che non è la soluzione ottimale. Per noi la soluzione ottimale è, innanzitutto, avere un'Unione europea forte, sicuramente, anziché eh, subordinate e succube eh, delle politiche degli Stati Uniti. Un'Unione Europea che si faccia da mediatore, che si faccia da eh, intermediatore tra le due parti per il cessato il fuoco immediato. Oggi abbiamo la Turchia e la Cina che non sono diciamo, emblema di democrazia, ma che si stanno facendo da mediatori. E l'Unione Europea è totalmente silente, assente. Quindi noi chiediamo un'Unione Europea forte, anche perché eh, cioè, noi, è dentro il nostro territorio che si sta svolgendo questo conflitto, quindi siamo i principali interessati a far cessare questo conflitto. E invece l'Unione Europea è purtroppo, devo ammettere, è molto eh, succube eh, degli Stati Uniti in questo momento. Quindi in questo momento eh, in aula eh, siamo a questa fase, l'ordine del giorno non è stato approvato, non è stato neanche discusso al Senato perché hanno trovato un tecnicismo eh, per cui non si è portato neanche al Senato l'ordine del giorno, ma in questo momento appunto siamo in questa fase in cui comunque la Camera ha dato il suo messaggio è quello di sì aumentare la spesa eh, militare. Ora c'è eh, questo dibattito, anche secondo me, a seguito dell'indignazione della popolazione. Giustamente 13 miliardi non sono bazzecole, già spendiamo 25 miliardi l'anno per le spese militari e voglio ricordare che questo aumento delle spese militari è avvenuto costantemente anche durante la pandemia. Non è mai cessato l'aumento della spesa militare. E, giustamente i cittadini, di fronte a una crisi economica, l'inflazione, i salari che non aumentano, eh, usciamo da una crisi pandemica eh, vedersi sottrarre 13 miliardi che potrebbero essere destinati alla spesa pubblica per destinarle al riarmo quando stiamo eh, avviando la bussola strategica in Europa. Stiamo avviando, eh, siamo già mh, abbastanza eh, forniti di armi dentro la Nato, cioè non, non se ne vede l'utilità. E quindi a seguito di questa indignazione ora si sta discutendo appunto se spalmare questa spesa in pochi anni o entro il 2028-2030. Purtroppo comunque è stato fatto sapere, cioè Draghi lo ha ammesso candidamente, che l'intenzione è quella di aumentare la spesa comunque militare. E un'altra cosa volevo ricordare, la... ci dicono appunto che la Nato chiede questo aumento della spesa, non è obbligatorio, non siamo vincolati, non è un trattato, è stato un accordo all'interno della Nato tra gli stati membri della NATO di aumentare questa spesa militare, ma non c'è nessun vincolo, non è un trattato che ci obbliga ad aumentare la spesa militare, quindi potremmo anche benissimo non disattendere questi accordi, non c'è né un trattato, né il Parlamento ha ratificato mai un trattato del genere, quindi noi auspichiamo che questo governo, ma temo che non sarà così, il prossimo governo ovviamente farcia marcia indietro. Uh, appunto Simona Suriano fa anche parte della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Insomma, quando parliamo di armi e affari che facciamo con Alcisi da questo, in cambio di una rinuncia alla verità che è molto grave sull'uccisione sull di Giulio Regeni. Adesso vorrei passare la parola a Iana M, che anche lei è deputata di Manifesta, che fa parte della commissione affari esteri. Eh, comunità della Camera e se, se anche fa parte della commissione diritti delle donne del, dell'Unione del Mediterraneo. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Eh, io volevo dire che è bellissimo vedere questa sala così gremita perché dimostra che veramente c'è possibilità di cambiare questo paradigma di guerra che sta. Cioè, Prendendo il sopravvento attualmente in politica, in approfitto per specificare un attimo quel che è successo anche alla Camera, Simona l'ha già accennato, io vorrei solo un attimo approfondire perché è importante. In questi giorni stiamo parlando moltissimo di quello che possono essere appunto le questioni di aumento o non aumento eh, in via delle armi, armi. c'è molta unità di questa maggioranza bulgara, poi a seguito di una insurrezione popolare che ha detto no, alla guerra, no alle armi, qualcuno ha cambiato idea, eppure documenti alla mano, e questo va ricordato, alla Camera non solo c'è stata una maggioranza bulgara che ha votato maggiormente a favore di 391 voti, soltanto 19 voti contrari, ma più che altro questo ordine del giorno che è a prima firma della Lega eh, ha visto la cofirma. Quindi prendersi anche la responsabilità di confermarlo, di essere responsabile di tutta la maggioranza. Io voglio solo citare alcuni nomi, giusto per anche lasciare un attimo agli atti quel che è successo. Parliamo ovviamente di prima firma Lega, ci sono un'altra decina di parlamentari della Lega che lo hanno confermato. Ci sono ehm, del Partito Democratico Pagani Alberto, Italia Viva Ciao Nero Giuseppina. Forza Italia, Coraggio Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, vediamo ben quattro firme. Arresta Giovanni Luca, vediamo Gianluca Rizzo che è presidente della Commissione Difesa, eh, Gianfranco di Sarno e Francesco Duva. Io lo voglio specificare perché in ordine del giorno, seppur non vincolante, questo è importante, quindi di fatto non c'è nessun obbligo di aumentare la spesa di 13 miliardi, ma piuttosto potremmo usarla per altre cose molto più importanti in questo momento per questo paese come la sanità pubblica, come l'istruzione, come il lavoro. Però dobbiamo ricordarci che quel 16 di marzo. Invece di alzarsi in Parlamento e dire no alla guerra, no all'invio di armi letali, no all'aumento della spesa militare di ben 13 miliardi. Siamo stati soltanto 19 eppure tutti sono presi la responsabilità. Adesso qualcuno sta facendo marcia indietro. Noi saremo ben contenti se questa marcia indietro significa appunto non solo uno stop per 13 miliardi, ma più che altro significa che i soldi ci sono perché anche questa è una bellissima cosa di quando ovviamente si chiede più soldi per la sanità pubblica, non ci sono soldi, più soldi per l'istruzione, non ci sono soldi. Per la spesa militare, aumento di 13 miliardi i soldi si trovano in una notte. Questo va ricordato e questo, questo noi dovremmo vigilare. In, questo, in questi giorni si sta parlando appunto da una parte che non si ritrova appunto questo del giorno, al Senato non c'è stato proprio l'ordine del giorno, eh, non si parla nemmeno che sia nel documento di economia e finanza. Eppure, come diceva anche bene Simona, sa, eh, Draghi ha canninamente ammesso comunque che sono, sa, sta nei patti: non si sa quali patti, perché non c'è nessun patto vincolante. Ma che comunque verrà investito. Questo sono, è molto importante affinché questa cosa non avvenga. E anzi, forse lì va anche proposto perché ci possono essere proposte alternative. L'Italia in questo momento non solo ha bisogno di fermare questa guerra accelerata in Ucraina, ma anche pro proposte affinché vi possa essere una costruttività, una, una, un passo in avanti verso il nostro paese, verso la pace, verso un cambiamento di paradigma. L'Italia può esserne promotore sia in seno Dell'Italia stessa, ma ovviamente anche nel seno dell'Unione Europea, lo ha sempre fatto. Io sono in commissione affari esteri, mi muovo molto nel, eh, nei, nei paesi esteri e la cosa più bella che vedo è che l'Italia viene sempre accolta come forza dialogatrice di pace che riesce a mediare. E questo è un grandissimo rischio perché di fatto in questo momento ci stiamo trovando davanti a un bivio, o meglio, la maggioranza ci sta portando a un bivio, ma gli italiani dicono no. Cioè quello di dire diventiamo paradossalmente come gli altri, diventiamo dalla parte di chi porta la guerra, di chi dice che con la guerra si porta la pace, il che si è visto non è mai, mai, mai successo, e piuttosto dire invece noi dobbiamo essere per la pace, per il dialogo, per la diplomazia, dovremmo essere noi quelli che ospitiamo in questi giorni i negoziati tra Ucraina e Russia e fare in modo che ci sia finalmente un cessate il fuoco duraturo. E negoziati per una pace duratura. Un altro punto forse molto importante. Parliamo molto della questione delle aziende, delle aziende italiane di armi, del fatto che loro portano lavoro, portano fatturato è verissimo. L'azienda delle armi non è mai cessato. Diceva bene Simona: abbiamo sempre aumentato la spesa in armi, eppure, forse, va detto una cosa: in Italia le aziende che producono solo armi sono veramente pochissime. La possibilità di dire alle aziende maggiori produttrici come Leonardo di, di usare, di costruire altre cose in materia civile. Pensiamo ai Canadair: potremmo costruire Canadair per l'Italia e invece affittarla dalla Francia. Questo è ben possibile soltanto se c'è volontà politica. Infine, un ultimo punto che vorrei dire sulla guerra, specialmente perché sono in commissione Affari Esteri. La guerra porta distruzione, porta devastazione, porta morte, non porta mai soluzioni pacifiche. Io sono tornata da poche settimane da una missione in Siria. La Siria è al suo undicesimo anno di guerra, lo Yemen è al suo settimo anno di guerra. Stiamo parlando di paesi che sono totalmente sprofondate sotto la soglia di povertà, con una povertà lampante, con una distruzione economica, sociale, psicologica lampante. Questo deve essere fermato assolutamente sul fronte ucraino. E quindi noi dovremmo, oggi siamo qua, per preparare, per proporre un'alternativa concreta, per mobilitarci insieme per una proposta concreta, per dire che questa cosa è assolutamente possibile, si deve fare in modo che sia possibile. Non c'è altra soluzione alla, alla pace, non si può pensare che ci sia un'altra soluzione che la pace, che la diplomazia. Che una pace duratura è anche una costruzione di un sistema diverso. E quindi, giusto per concludere, vorrei dire che noi, come Manifesta, insieme anche a tutti gli altri amici di Potere al Popolo, di Rifondazione, di DEMA, stiamo girando l'Italia, stiamo facendo in modo che vi sia non solo un appello, ma proprio una volontà di mobilitarsi insieme, di unirsi insieme, di convergere insieme per una forza unica che possa veramente rappresentare realmente la maggioranza di questo Paese, che è per la pace e contro la guerra. Grazie. Grazie molte. Eh, in effetti in Italia il Ministro Guerini ha un'interpretazione del Ministero della Difesa, insomma, come dire... Molto intrecciato con gli interessi delle, delle industrie che producono armi, questo è molto grave, ci sono delle porte girevoli in questo senso. Prego. Scusate solo se posso, questo è un punto molto importante. E forse vorrei ricordarmi anche lì, se riguardante gli esteri, qualcuno l'ha detto prima sulla quesa, sulla sulla questione del gas e la dipendenza. Io in questi giorni sto seguendo molto le missioni del ministro Di Maio che sta andando in lungo e in largo per tutto il mondo affinché, cito testualmente, vogliamo evitare ricatti sul gas rosso. Siamo riusciti a fare in queste settimane contratti nuovi con Algeria, Congo, Azerbaijan, Mozambico, Qatar, Angola. Io non so sinceramente se questo vuol dire essere liberarsi da un ricatto perché stiamo iniziando a fare in modo che siano nuovi contratti con altri paesi. Anche lì possiamo parlare di democrazia o meno, libertà o meno, ma che ci porta a un assoluto altro ricatto. Quindi passiamo da un ricatto a un altro ricatto. Se questa vuole essere la soluzione da parte del nostro governo affinché si possa essere più indipendenti ma anche più liberi, io sinceramente penso che è una totalmente sbagliato strada. Sente ecco, Iana ci parlava giustamente della, mh, della spesa delle, delle spese militari e quanti soldi invece potrebbero andare alla spesa sociale, no? la sanità, la scuola. Allora a questo punto vorrei coinvolgere Marta Collotta che è portavoce di, nazionale, di potere a popolo. Ecco, come si lega questo discorso della guerra? Non si lega e va in contrasto con il caro vita, la vita di quello che viviamo tutti i giorni, l'aumento energie e tutto. Se poi sì, al centro, grazie, così per, perché c'è la telecamera. Grazie Marta. Allora intanto sono molto contenta di poter intervenire eh, in una, in un momento come questo, proprio come vediamo invece una povertà, invece di parole, anzi insomma un'epoca in cui anche le parole perdono di significato o ne acquistano, insomma è significato eh, opposto, quindi eh, oggi sì parlare di, di, di pace non significa solamente intanto ehm, riappropriarci anche del significato profondo che ha questa parola rispetto invece a quello che sta venendo fatto in giro, in giro per il mondo ma anche pensiamo all'Italia appunto, e i peggiori guerra fondai che, si, che in realtà però si, si ergono a baluardo eh, della pace, della resistenza o della democrazia, no? dopo in realtà appunto 30 anni in cui l'esportazione di democrazia da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale la conosciamo molto molto bene e, e quindi è un tema credo che sia che si leghi profondamente a quelli che sono gli interessi in campo oggi ci troviamo di fronte a un ennesimo, a uno scontro tra potenze con caratteristiche diverse da quelle che hanno, hanno animato i conflitti negli ultimi 30 anni e che appunto rischia un'escalation che ci rischia di portare verso la terza guerra mondiale. Che ha delle ripercussioni non solamente nel territorio in cui questo conflitto viene effettivamente guerreggiato, ma ha delle ricadute anche su, su quella che è su, sui, sui lavoratori e le lavoratrici di tutto, di tutto il continente. E chiaramente se poi pensiamo anche alla eh, la decisione di, di fatto dell'Italia di, di, di entrare in guerra, perché poi eh, fanno finta di no, ma quando vengono messi alle strette lo dicono anche apertamente, che quindi qua c'è cioè da difendere la libertà e noi siamo entrati in guerra per questo. E, e quindi sì, e quindi significa eh, l'aumento delle spese militari, ma significa anche, eh, appunto, nell'Italia così, ma significa, e veniva citato prima, che a livello europeo si sta approfittando di questa situazione per un riarmo. Sentire parlare della Germania, del riarmo della Germania, insomma, come dire, mette i brividi rispetto a... A quello che può rappresentare e che ha rappresentato eh, storicamente. E siamo in un'epoca, credo, di grossi sconvolgimenti, e veniva prima giustamente, viene citata spesso la questione della crisi pandemica. Dopo trent'anni in cui ci avevamo raccontato che la storia era finita, che vivevamo nel migliore dei mondi possibili e diciamo che la crisi del Covid ha sgretolato questo, 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 modello, eh, questo modello questo sistema mostrando tutte le fragilità e tutta l'inconsistenza di un modello basato sulla precarietà sullo sfruttamento, sui tagli alla spesa pubblica e alla sanità eh, dopo tutto questo ci troviamo appunto con, in una situazione con un PNNR legato a delle riforme strutturali che vanno assolutamente eh, verso, insomma, contrari agli interessi delle classi popolari contemporaneamente soldi per la spesa pubblica non vengono, eh, non vengono stanziati e dal punto di vista del lavoro non vengono fatte nessun tipo di politica si continua a incrementare posti di lavoro precari e determinati contemporaneamente un costo della vita su cui, che continua ad aumentare su cui grava ancora di più oggi nel momento in cui eh, il mondo è stato sconvolto da, dall'invasione eh, russa eh, in Ucraina e ricordiamo però che sono 30 anni che nel, anche nel nostro continente, in realtà, insomma, ricordiamoci le bombe. È nato a Belgrado, oggi sembra che la guerra non sia esistita, sia tornata solamente ora eh, Nello scenario. Purtroppo la guerra non ha mai smesso di esistere e la Nato ha sempre avuto un ruolo attivo in queste guerre, l'Occidente, a volte la Nato, a volte direttamente gli Stati Uniti con la complicità dei governi europei. E, e oggi questo bisogna, bisogna ricordarlo, perché la guerra è, purtroppo ha l'unico pregio di fare chiarezza, di fare la demarcazione tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Io credo che possiamo dire che chiaramente dobbiamo fare opposizione al nostro governo, in primis perché è il diretto interessato che, con, cui ci troviamo, con cui ci troviamo in relazione, fare opposizione a questo governo e a chi lo sostiene, e oggi non solo in Parlamento ma anche fuori eh, dal Parlamento, eh, dirsi chiaramente per la pace che significa quindi fare delle, prendere delle posizioni nette e chiare contro qualsiasi tipo di, ehm, di posizione che possa aumentare l'escalation dalle sanzioni economiche. All'invio all di armi, ha ah, anche un tipo di linguaggio che viene utilizzato eh, per, per aumentare di fatto la tensione, che appunto rischia di portarci verso la terza guerra mondiale con l'utilizzo della bomba atomica. Oggi stanno veramente scherzando sulla nostra pelle, e dall'altro lato eh, c'è una maggioranza della popolazione, in realtà, che, che, che già come dire, è contraria all'intervento dell'Italia. E, um, prima Cinzia molto ricordava quelle che sono state le mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici da, da Pisa al porto di Genova, ricordiamo che in realtà appunto negli ultimi anni e soprattutto i portuali hanno avuto già diverse volte il ruolo attivo di bloccare le navi che portavano eh, armi in altre guerre di cui eh, spesso, spesso non si parla e questo credo che ci dia eh, un segnale importante e che insomma noi credo che abbiamo il compito oggi quindi di raccogliere quella che è in realtà il sentimento della maggioranza della popolazione pensiamo anche alle mobilitazioni importanti che ci sono stati davanti anche alle basi Nato da Sigonella fino a Ghede, davanti alle basi militari, anche nei quartieri quindi come dire, io credo che eh, le persone si accorgono del fatto che entrare in guerra siamo di fronte a una situazione veramente drammatica e che avere eh, degli obiettivi sensibili militarmente eh, sotto la propria casa rappresenti un elemento eh, di, di minaccia alla propria vita. E, e contemporaneamente, quindi, trasformare quella che oggi credo che crea. Oggettivamente, nonostante la propaganda di guerra che ci viene propinata, la maggioranza, eh, so una maggioranza sociale in maggioranza eh, politica, mettendo chiaramente dei punti, dei punti chiave, dei punti centrali, perché oggi parlare di pace non significa solamente chiedere il cessate il fuoco, lo stop per il invio di armi e, e, e fermare la guerra e l'escalation, ora, ma significa parlare anche di un altro modello eh, di società, di un'altra un idea di mondo, perché oggi il problema è che. Lo dicevano bene i compagni precedentemente, la, la guerra è tornata come elemento risolutivo di conflitti tra potenze. Questo ha eh, ripercussioni drammatiche pericolosissime per l'intera umanità. Oggi parlare, eh, parlare di un altro mondo, di un mondo radicalmente diverso, di un altro sistema basato sulla pace, sulla cooperazione e sulla solidarietà tra popoli, significa parlare della salvezza dell'intera umanità e di un altro mondo possibile, di, di una vita dignitosa per tutte e tutti in questo pianeta. Il tema appunto della pace riguarda anche il mondo che vorremmo e come lo immaginiamo, no? tocca temi anche molto, molto profondi. Allora chiamerei al centro Paolo Ferrero, eh, vicepresidente del partito della sinistra europea, già ministro, che ci può aiutare. Adesso a approfondire la questione appunto delle contraddizioni dell'Europa, un'Europa nata nel segno di un, un sogno di pace in realtà e di essere la culla dei diritti che poi invece paga vari autocrati perché si occupino di, di migranti e via discorrendo. E adesso si arma fino ai denti. Grazie, Paolo. Ah, grazie a voi tutti. e... E grazie per questa bella assemblea insomma, che, che mette assieme storie diverse con una prospettiva di pace comune. Il partito della sinistra europea raggruppa una serie di partiti, alcuni hanno parlato qui stamattina, molti altri no, e la posizione che abbiamo preso è ovviamente contro la guerra, contro l'operazione militare messa in piedi da Putin, ma contro le operazioni della NATO che hanno costituito il retroterra su cui questa guerra è nata, contro il riarmo che è la vera cifra, perché questa guerra è usata e la principale modalità con cui viene usata è un enorme programma di riarmo che ha visto i paesi europei in prima fila, perché questo non va dimenticato, il riarmo riguarda soprattutto l'Europa. E quindi eh, l'altro elemento che va qualificato, che, che, che è stato del Partito della Sinistra Europea, è stato il porre il tema della trattativa da subito, perché bisogna dirlo forte e chiaro. Questa guerra l'ha iniziata Putin, ma gli Stati Uniti e i governi della NATO non la vogliono fermare. Perché l'elemento della trattativa non è preso nemmeno in considerazione. Questa guerra la vogliono vincere. Che è cosa diversa da fermarla? È cosa diversa. Noi siamo per la trattativa in compagnia col Papa, che credo sia in questo caso assolutamente una buona compagnia. E secondo, e su questo stiamo organizzando una conferenza di pace per la pace e il disarmo a Guernica, l'hanno proposta i compagni baschi e credo sia un luogo simbolico di questo perché eh, diciamo così, hanno avuto modo di sperimentare che cos'è la barbarie della guerra nella sua geometrica potenza. Tu mi dicevi che cos'è l'Europa? Io penso che noi abbiamo assistito in questa vicenda al suicidio dell'Europa, al suicidio dell'Unione Europea. L'Unione Europea poteva giocare un ruolo, l'Europa poteva giocare un ruolo che era un ruolo di pace. L'Unione Europea si è arruolata con l'elmetto dietro le richieste degli Stati Uniti, punto, senza giocare nessun ruolo. Abbiamo la, la, la Turchia eh, che propone i tavoli di discussione, lo doveva fare l'Europa di proporre un tavolo di discussione. Questo era il ruolo dell'Europa. Europa la cui bassezza morale, perché di questo si tratta delle classi dirigenti, lo si vede col fatto che l'Unione Europea, praticamente da sola nel mondo, ha riconosciuto il Kosovo, che non aveva nessuna legittimità internazionale per, ai sensi delle norme internazionali per essere riconosciute, e invece quando si parla di Donbass abbiamo il silenzio e una sola parlamentare europea che ho l'orgoglio di dire e qui con noi Eleonora Forenza è stata in Donbass perché non ce n'è uno uno parlamentare europeo altro o nessuno dell'Unione Europea che voglia riconoscere parità di diritti se c'è per il Kosovo c'è anche per il Donbass non mi si può venire a raccontare che qualcuno ha diritto all'autodeterminazione peraltro costruita con le armi americane e qualche, qualche altro quindi c'è un suicidio eh, dell'Europa e secondo me c'è una crisi dell'Occidente perché di questo si tratta quando ci raccontano per televisione che tutto il mondo eh, è alla condanna della Russia non è così la cosa vera che è successa in questa partita è che gli Stati Uniti l'Europa il Canada l'Australia e il Giappone hanno ricostruito un blocco ma che è, si contrappone ad altri elementi il mondo è uscito dalla sua unipolarità e il mondo è esploso da questo punto di vista in questo è della cosa che voglio sottolineare secondo me c'è una crisi dell'egemonia delle classi dirigenti io vorrei sottolinearlo qua perché io penso che dobbiamo fare i conti con questo quando Putin parla di guerra nucleare la gente pensa che è matto e si spaventa quando Biden parla di utilizzo delle armi nucleari pensa che è governata da pazzi ma questa roba qua non, non, non passa come l'acqua sul marmo. Questa cosa è entrata nella testa della gente ed è entrata in particolare in Italia, dove io penso dobbiamo registrare una cosa che nessuno di noi avrebbe dato per scontato un mese fa, e cioè che nonostante una propaganda di guerra martellante fatta a reti unificate, con balle clamorose sui principali giornali italiani, il popolo italiano non si è arruolato nella, nella contrapposizione. E abbiamo la maggioranza del popolo italiano che è contrario all'invio delle armi ed è contrario ad aumentare le spese militari. Io penso che da questo noi dobbiamo partire, perché questa condizione è una condizione in cui i pochissimi voti, e vanno ringraziate le, 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 parlamentari, posso dire le nostre parlamentari che, che hanno votato no, e non era semplice in quel contesto, eh, sono la maggioranza del Paese. Ma vuol dire che quegli altri, che sono il 98%, sono la minoranza del Paese. Il problema politico che abbiamo davanti è questo. E io penso che se questo è il problema politico, noi dobbiamo saldare insieme il no alla guerra, il no all'aumento delle spese militari e il no al caro vita. Perché la guerra c'è chi la subisce con le case distrutte, c'è chi la subisce con i figli uccisi e c'è chi la subisce perché gli aumentano le tariffe, gli aumenta la benzina, gli aumenta i generi alimentari di prima necessità e avanti. E allora io penso che noi dobbiamo tenere assieme questo e dire con tutta nettezza che questa guerra è barbarica per il popolo ucraino in primo luogo ed è barbarica per tutti i popoli che sono quelli che la pagano, mentre le grandi aziende che producono armi ci guadagnano. E allora io penso che noi dobbiamo proporci questo, di approfondire questa contraddizione che si è determinata tra le elite e il popolo, inserirci con una campagna che è contro la guerra, per la trattativa e il cessate il fuoco subito, ma contro il carovita, contro l'aumento delle spese militari. E allora la lotta per ottenere la scala mobile in un contesto così in cui l'inflazione riprende, sta di pari passo con la lotta contro le spese militari e, e, per la, e per la trattativa. Non sono cose diverse, sono la stessa cosa, perché su questo noi possiamo costruire un fronte unitario. Che unisca gli elementi etici e morali di il no alla guerra con la difesa degli interessi materiali delle classi subalterne, perché questo è il problema che abbiamo davanti. Tenere assieme la moralità di un mondo senza guerre, di eguaglianza e di giustizia, con la giustizia sociale. Questo è il nodo, a me pare, che abbiamo davanti. In questo, e finisco, credo che dobbiamo fare e lavorare a costruire i comitati su questo credo che dobbiamo lavorare con tutti gli strati sociali coinvolti, anche perché dovremmo avere un'attenzione. Di solito ci avevano sempre l'opposizione di Sua Maestà con le destre che facevano i furbi. Questa volta eh, Fratelli d'Italia è arruolata più degli altri, più degli altri. Vorremmo andare a discutere con i contadini, con gli industriali con i pezzi di apparato produttivo italiano che dal boomerang delle sanzioni verranno danneggiate. Vogliamo andare a discutere anche con quelli che non sono politicizzati di tutto questo? Io penso di sì. Dobbiamo costruire un movimento della pace che tenga assieme questi nodi e che vada al di là dei confini di quello che siamo stati storicamente capaci di fare, perché io credo che noi dobbiamo dire molto semplicemente una cosa, che la nostra ideale, che la nostra voglia di cambiare il mondo, e perché noi pensiamo che il bene dell'umanità lo si faccia con la pace e con la giustizia sociale. E valga per tutti. Esattamente come qualcuno cento, qualche cento anni fa, un po' più di cento anni fa, ha fatto una bella rivoluzione in nome della pace e della terra ai contadini. Perché questo è il nodo che abbiamo davanti. Grazie. Allora... Cambio di nuovo di panel, siamo al panel finale. Eh, chiamo Giuliano Granato, Maurizio Acerbo e Luigi De Magistris a raggiungermi. Allora, questo tema appunto della, importante della costruzione del movimento della pace legato alla giustizia sociale, mm, ma anche direi, come è stato detto finora, con l'aspirazione di cambiare, cambiare il mondo, come dicevamo prima. Pensare a un mondo di pace vuol dire anche avere il coraggio di dire che la pace, cioè che la guerra non è un destino, che gli esseri umani non, non è la condizione naturale degli esseri umani sbranarsi gli uni con gli altri, che al contrario è cooperare, e fare socialità, vivere assieme. Bene, allora, ho guadagnato un po' di tempo e passo subito la parola a Giuliano Granato, che è portavoce nazionale di Potere e Popolo. Giuliano, i ragazzi dei Fridays for, for Future avevano uno slogan eh, molto carino, molto efficace direi, cioè la guerra è fossile, la, la pace è rinnovabile. Sì, Innanzitutto di nuovo un saluto a tutte e a tutti. Prima di entrare nel cuore della questione, perché la guerra c'ha molte dimensioni e questa dell'ecologia, dell della distruzione del pianeta è una importante, io vorrei ricordare una cosa. In tutte le trasmissioni televisive e su tutti i giornali, io non so quante volte ho sentito la ripetizione di questa frase: La prima vittima di ogni guerra è la verità. Citazione Eschilo. Ora c'è un uomo che ha rivelato enormi verità a tutto il pianeta, quest'uomo si chiama Julian Assange e in questo momento è incarcerato, gli Stati Uniti stanno chiedendo l'estradizione e rischia 175 anni di carcere per aver detto alcune verità a tutti e a tutti noi, per averci reso più coscienti e il destino di un uomo coraggioso è la galera, per chi invece sparge bugie come Colin Powell e le sue provette finte di armi chimiche, il, il, il giudizio della storia è impietoso, ma il giudizio dei governi è quello della libertà, ci sono eroi in galera e criminali di guerra fuori. E non è una storia vecchia, non è perché semplicemente Giuliano Assange qualche anno fa, cioè in questo momento detenuto in Polonia, cioè nell'Unione Europea, un giornalista basco che si chiama Pablo Gonzalez che è accusato di essere spia del governo russo. Non c'è stata una voce in Europa, al di fuori di Podemos, credo, che ha alzato per l'appunto la voce per dire libertà per Pablo González garantite un Equo ecco, processo a quest'uomo, è detenuto, la Polonia sta violando 18 punti dei trattati europei in questo momento è incomunicato tre settimane senza poter parlare con la famiglia, con i familiari questa è l'Unione Europea della Civiltà, della Libertà, del Rispetto della Stampa Pablo Gonzalez, incarcerato in Polonia, Giuliano Assange verso l'estradizione negli Stati Uniti entrando al cuore della questione, io credo che la domanda da porsi sia chi è che paga la guerra? Perché un'altra retorica da smontare è quella secondo cui la guerra è un dramma per tutti. Falso, la guerra non è un dramma per tutti, c'è chi ci guadagna economicamente, politicamente. E la questione ambientale ce lo pone molto chiaro, non mi ripeto sull'industria delle armi perché è uscito fuori, ma quando ci dicono stanno aumentando le bollette, ci solitamente omettono l'altra parte. Perché è vero che per le tasche delle persone comuni... Questo è un esborso notevole. Io ogni giorno che scendo per strada c'è qualcuno che giustamente si lamenta per, per la bolletta. L'ultima è 550 euro di gas per due mesi. cioè Sono veramente schizzate tutte quante verso l'alto. Ora il prezzo lo stiamo pagando tutte e tutti noi come gente comune. Ma questi soldi staranno andando in tasca a qualcuno? La risposta è sì, stanno andando in tasca alle grandi imprese dell'energia. Nel 2021, quindi prima della guerra, perché la guerra ha influito, ma c'è una condizione strutturale che causa l'aumento delle bollette. Nel 2021, quindi prima dell'invasione russa dell'Ucraina, le otto principali imprese dell'energia hanno accumulato extra profitti per 10 miliardi di euro. E noi siamo di fronte a un governo che ti dice: Io stanzio un po' di soldi, cerchiamo di fare in modo di calmirare le bollette, però non sappiamo dove prenderli i soldi. Caro Mario Draghi, te lo diciamo noi dobbiamo andarli a prendere soldi, valli a prendere dall'Enel che ha preso 4 miliardi e 600 milioni solo nel 2021 come extra profitti rispetto al 2020. La guerra e la crisi non sono di tutti, la guerra e la crisi vanno a danno dei popoli e vanno a vantaggio di minoranze che sono estremamente piccole ma sono estremamente potenti. Allora è questo il paradigma che noi dobbiamo cercare di invertire e dobbiamo farlo a 360 gradi. Ora non abbiamo il tempo di analizzare tutto ma se vogliamo stare sulla questione delle sanzioni che è stata richiamata, le sanzioni colpiscono i popoli e non è, cioè non è retorica, bisogna dirlo nella, nella concretezza. Il blocco del Nord Stream 2 che avrebbe dovuto portare il gas dalla Russia alla Germania ha causato il 2 marzo, una settimana dopo l'invasione della Russia, 140 licenziamenti. Il sequestro dei beni degli oligarchi qua in Italia ha causato il licenziamento di camerieri baristi in Sardegna. Questa è la gente che viene colpita dalle sanzioni perché agli Usmanov, ai Mordashov, agli eperi oligarchi, a quelli che hanno i miliardi, le sanzioni... I sequestri pesano poco, sì, sarà triste di non potersi andare a prendere lo ghiotta imperia, ma se ne farà una ragione. Chi invece viene licenziato e perde il lavoro e perde il reddito, quello sì che invece viene colpito dalle sanzioni. Allora io riprendo le parole di chi prima diceva, le sanzioni facciamole, però facciamole per davvero. C'è un modo per fare le sanzioni per colpire gli oligarchi che poi sono i miliardari nostri, i li chiamiamo a volte benefattori, mecenati, sono la stessa gente che... Qui ha fatto i soldi con le privatizzazioni volute dal centro-sinistra soprattutto negli anni 90 e lì ha fatto i soldi con le privatizzazioni feroci dopo il crollo dell'Unione Sovietica. È la stessa classe dirigente a livello internazionale. Sono loro che stanno approfittando della guerra. Vogliamo andarli a colpire? Colpiamoli. Facciamo una cosa semplice, un registro finanziario internazionale che registri le attività finanziarie, i beni mobili e immobili. Si può fare perché ci stanno dicendo loro che si può fare, non lo fanno perché i capitali degli oligarchi russi sono intrecciati con quelli dei Tronchetti Provera, dei Moratti, dei nostri capitalisti in tutta Europa e in tutto il mondo. Colpire per davvero gli oligarchi russi significa colpire il nostro capitalismo, i nostri capitalisti. Ed è quello che noi vogliamo, quindi noi diciamo al governo che se vogliono fare queste sanzioni noi siamo disponibilistici, ci mettiamo assolutamente in prima fila la questione ehm, diciamo del prezzo di chi va a pagare il costo di questa guerra dal punto di vista ambientale è tremendo noi ci stanno ci hanno detto hanno sovvertito una retorica che negli ultimi mesi si era fatta forte la green economy tutte queste cose qui ci hanno detto che era una bugia sostanzialmente ora in Italia si ritorna, si vuole tornare al carbone, al riutilizzo del gas, negli altri paesi c'è il ritorno forte del nucleare, anche lì del fossile. E c'è una cosa che però non si fa: non si investe per davvero in fonti rinnovabili che sono il futuro del pianeta, a meno che non vogliamo legarci ad una classe dirigente che come diceva il compagno dell'HDP esseri umani che compiono azioni disumane l'azione disumana per eccellenza è distruggere, distruggere il nostro pianeta il fossile distrugge il nostro pianeta noi stiamo andando incontro alla distruzione è per fortuna che ci sono le nuove generazioni in questo paese e in tutto il mondo che pongono questa questione al centro dell'attenzione al centro dell'agenda politica però Porlo al centro dell'agenda politica non significa risolvere il problema. Per risolvere il problema noi dobbiamo cacciare la nostra classe dirigente. Allora io voglio dire una cosa chiara. Quando noi diciamo il nostro popolo, la nostra gente, noi non, dici, non indichiamo gente che ha un passaporto o una carta di identità. Il nostro popolo è quello che soffre delle sanzioni, è quello che soffre dei cambiamenti climatici, è quello che soffre della guerra perché muore sotto le bombe, è quello che soffre dell'inflazione perché arriviamo a parlare del fronte interno. La guerra non c'è soltanto la dimensione militare, c'è una dimensione di scontro che arriva fin qui. Noi stiamo già pagando il prezzo di questa guerra con l'aumento delle bollette, di cui dicevo, con l'aumento degli altri beni che sono di uso quotidiano. E a me fa ridere un Borrell, il cosiddetto ministro degli esteri dell'Unione Europea, che come soluzione dice abbassate un po' i riscaldamenti a casa. Caro Borrell, noi già patiamo il freddo e la fame. Onestamente, la soluzione non arriva perché uno abbassa il termosifone a casa. La soluzione arriva in termini politici. E io sono stanco di leggere sui giornali che l'unica cosa possibile sono soluzioni di carattere tecnico. Sembra che su questa questione. Non ci vogliono far capire niente. Uno legge gli articoli e legge le cose più complicate del mondo che devi essere un laureato con master su master per provare a capire a un minimo come funziona. Perché provano a porla sull'elemento tecnico. La questione è tutta politica. La questione è: l'inflazione è tra noi, non è dovuta solo alla guerra, c'era già prima della guerra, con la guerra si è aggravata. La domanda da porsi è. Chi è che paga il costo dell'inflazione? Loro vogliono che lo paghiamo noi con l'aumento delle bollette, con la riduzione del, del, del riscaldamento e con tutte queste misure che propongono ogni giorno dai media e nei parlamenti. Noi vogliamo che le paghino loro. Allora andassero a prendere dalle aziende che stanno facendo miliardi su miliardi, torniamo alla questione delle grandi imprese dell'energia, torniamo anche però alla questione delle imprese delle armi e torniamo alle imprese che stanno facendo un sacco di soldi. Chiudo su un'inchiesta che è uscita qualche tempo fa, prima della guerra, un'inchiesta che diceva sapete che cosa c'è che cresce più dell'inflazione? I margini di profitto delle imprese di alcuni settori, perché c'è chi sta speculando e sta facendo soldi e allora agli imprenditori che vengono ogni giorno sui giornali, tra l'altro si apre la stagione contro il reddito cittadinanza perché sta arrivando il bel tempo, quindi quella è un'altra questione, ma agli imprenditori che... L'unica cosa che sanno fare è uscire sui giornali e telegiornali a piangere, a dire scusateci, ma noi non vorremmo aumentare i prezzi. però sapete, il gas, l'elettricità sono aumentati. Noi vi vogliamo tanto bene, vorremmo tenere i prezzi bassi, ma siamo costretti ad alzarli. Noi dobbiamo dire la verità: voi state speculando. Ci sono inchieste negli Stati Uniti e in Europa che dimostrano che almeno il 50% delle imprese ha alzato. I prezzi molto al di sopra del costo dell'inflazione, quindi vuol dire che loro ci stanno speculando, prendendoci in giro e siamo noi a pagare il costo, anche perché le nostre spese, le spese della gente comune se ne vanno in affitti, bollette alimentazione, queste sostanzialmente sono il gra la gran parte dei nostri stipendi vanno in quella direzione e allora la soluzione anche qui ci sta, introduciamo un cacchio di salario minimo in questo paese che permette alla nostra gente di contrastare il peso dell'inflazione che sia quella dell'energia che sia quella della pasta che sia quella di tutti i beni, aumento salario minimo di almeno 10 euro tassazione delle imprese che stanno speculando sulla nostra pelle, quindi extra profitti delle imprese dell'energia, delle armi, dei farmaci, perché anche quelle stanno speculando sulla nostra pelle e una tassazione progressiva che redistribuisca la ricchezza. Il governo sta andando in tutt'altra direzione. Allora noi abbiamo un'urgenza. Questo pezzo che vuole riscattare il futuro del paese deve costruire una prospettiva che sia contro la guerra io riprendo anche gli appuntamenti che sono usciti io credo che noi dobbiamo andare a Madrid al vertice nato a, a, a contestare chiaramente il vertice nato e insieme ai compagni e alle compagne che con noi hanno costruito questo momento rilanciare anche per una conferenza internazionale per la pace fatta sempre dai movimenti e dai partiti che si oppongono per davvero alla guerra a livello europeo quando ci dicono che è impossibile che non si può fare guardate che la rivoluzione è sempre stata pensata come impossibile, c'è cioè un assioma, cioè la rivoluzione non si può mai fare, non c'è stato uno nella storia che ha detto il giorno prima della rivoluzione, guardate che noi stiamo per fare la rivoluzione, è proprio una, una banalità dire la rivoluzione è l'impossibile, in realtà la rivoluzione è proprio la lotta contro il possibile, la vittoria dell'impossibile contro il possibile, noi siamo chiamati a questo sforzo di riprenderci il paese di riprendere un futuro per la nostra gente che sia fatto di dignità e che metta in salvo il futuro stesso dell'esistenza della nostra terra perché quello è in discussione in questo momento non solo con le armi nucleari ma col cambiamento climatico che già affama e che rischia veramente di portarci all'estinzione e sono queste le azioni disumane degli esseri umani di cui parlava il compagno Curdo, noi siamo un seme di nuova umanità che deve riprendersi il presente e il futuro. Grazie Giuliano, ora vorrei dare la parola a Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, che mi ricordava prima di cominciare Oh, che oggi sarebbe stato il compleanno di una compagna che c'è molto cara, Lidia Menapace, eh, grande partigiana che si rifiutò di prendere le armi. Maurizio. Sì, Credo, credo che oggi Lidia sarebbe con noi e sicuramente con noi come era con noi a Macerata quando andammo tutti insieme per dire no eh, allo stragismo razzista, mentre il ministro Minniti diceva che non bisognava manifestare. Quel giorno credo che c'eravamo tutti e tutti. Lidia oggi sarebbe con la sua voce e la sua ironia molto preziosa. Perché beh, nessuno come lei era in grado di smontare questi guerrafondai, soprattutto quelli ex 68 di ex. Del PC ex di sinistra, questi Rampini, questi ex lotta continuo, questi ex tutto che sono passati dall'altra parte, non dalla parte della pace, non dalla parte no, sono passati dalla parte della guerra. Questi riotta, ecco, rispetto a questa storia, guerrafondaria, io me la immagino, eh, Lidia, con la sua capacità di smontare questi argomenti e me la immagino con noi. Nel ricordare che noi stiamo difendendo la Costituzione che il governo e il Parlamento hanno tradito, la Costituzione nata dalla Resistenza. Perché la votazione che c'è stata rispetto all'invio delle armi e quella rispetto all'aumento delle spese militari e tutto il comportamento dell'Italia in questa fase è una negazione dei principi costituzionali. Lo ricordava un costituzionalista non particolarmente estremista o di sinistra come Ainis, che nel dibattito della Costituente si discuteva se scrivere rifiuta o ripudia. Era chiarissimo ai eh, costituenti eh, che l'Italia dovesse diventare un paese che rompeva con le tradizioni precedenti di guerra che avevano portato in, nel disastro eh, il nostro paese anche nel disonore era con quella eh, anima partigiana che Lidia è stata un'antesidiana e una protagonista del movimento pacifista a livello nazionale e internazionale e lo slogan, il motto che lanciò negli anni Ottanta quando io e molti di noi eravamo ragazzini ci battevamo contro i missili a Comiso eh, fuori la guerra della storia è l'unica forma di realismo possibile perché qui la follia sta da un'altra parte, sta dalla parte di chi ha reintrodotto nella discussione pubblica, e parliamo dei vertici della Russia e degli Stati Uniti, eh, il tema della possibilità della terza guerra mondiale. E, eh, hanno reintrodotto il dibattito sulla possibilità o meno di usare le armi nucleari. L'altro giorno in televisione c'era un analista che spiegava, noi adesso abbiamo delle bombe atomiche. Possiamo usare, distruggono, ma non troppo, in un... cioè siamo oltre la follia, e allora eh, non è la nostra una posizione utopica. E noi siamo, lo dico chiaramente, come i protagonisti del film Don't Look Up che cercano di spiegare che c'è la catastrofe climatica e quelli vanno in... continuano le loro talk show demenziali. Eh, a raccontare come se l'asteroide ne stesse arrivando, ecco. E, e io credo che, di questo buonsenso, che è una virtù rivoluzionaria eh, contro la propaganda di qualsiasi potere, noi dobbiamo fare tesoro. E credo che nella opposizione alla guerra, che viene manifestata eh, dalla gente comune nel nostro paese in maniera sorprendente, considerato il bombardamento che c'è stato ci sia un seme di speranza, l'unico in una situazione che è assolutamente disperata. Lidia Menapace è una delle intellettuali di sinistra comuniste che ci hanno insegnato a recuperare una figura fondamentale del Novecento, Rosa Luxemburg. Quando, prima di salire sul palco, di cominciare l'iniziativa, un giornalista del Tg3, che ringrazio per essere qui presente oggi, eh, mi ha chiesto, non so se l'ha chiesto anche agli altri, mi accusano di essere filo Putin molto spesso ci accusano da che parte state io dico noi stiamo dalla parte di rosa luxemburg nel 1914 mentre le potenze imperialiste europee mandavano al massacro eh, milioni di proletari con il nazionalismo che avvelenava le menti i cuori della gente la mandava a scannarsi sulle trincee rosa luxemburg andava in galera per difendere i principi dell'internazionalismo e quindi questi che, pseudo intellettuali della sinistra della Repubblica, del gruppo Fiat, che adesso si chiama Stellantis, che ci vogliono spiegare cosa dovrebbe fare la sinistra, dopo il greenwashing, adesso hanno fatto pure eh, i bombardieri e carrarbati arcobaleno. Bene, eh, diciamo le cose come stanno. Non siamo noi che rompiamo con le tradizioni del movimento operaio del socialismo e dell'internazionalismo sono quelli che hanno sostituito l'Unione Sovietica con gli Stati Uniti e con la Nato sono quelli che sono diventati a favore delle invasioni gli do una notizia noi eravamo contro il militarismo e le invasioni anche quando c'era l'Unione Sovietica figurarsi con Putin ma caro Ezio Mauro caro Enricoletta cari tutti voi voi siete dalla parte della guerra e guardate bene, non vi sto rimproverando di tradire gli ideali del socialismo che non avete mai frequentato, ma siete peggio della vecchia democrazia cristiana. Ci fate venire la nostalgia di Fanfani e Andreotti. L'Italia in altri tempi sarebbe stata un paese che cercava di essere in prima linea nella trattativa, non il paese più allineato agli Stati Uniti durante un conflitto. E lo dico, ci vogliono incolpare del fatto che noi non saremmo solidali con chi ha subito l'invasione. Guardate, noi dobbiamo essere chiari su questo. Hillary Clinton, nel primo marzo, sulla TV degli Stati Uniti, stranamente nel suo grande quotidiano l'ha ripreso, nonostante noi abbiamo mandato le immagini anche tradotte a tutti. Eh, ha dichiarato beh ma possiamo farcela perché già abbiamo fatto in Afghanistan se armiamo gli ucraini già li abbiamo armati adesso mandiamo ancora di più può diventare un Afghanistan e alla fine entrerà in crisi Putin questa cosa significa che a Washington della vita degli ucraini e delle ucraine non gliene frega nulla gli interessa di fare una guerra usando le ucraine e gli ucraini allora noi lo diciamo chiaramente che l'Italia e l'Europa non doveva reagire inviando le armi, doveva reagire aprendo la trattativa, una trattativa che già c'era stata su Minsk e che sono stati gli Stati Uniti a far saltare sponsorizzando le componenti più nazionaliste, più oltranziste della politica e della società ucraina. E da ultimo mi si è lasciato dire che trovo davvero incredibile, ignobile che si usi la memoria della resistenza per fomentare la guerra. Io sono contento e credo che lo sarebbe anche l'idiamena pace che Lampi si è schierato con nettezza contro, ma è davvero una cosa infame, perché noi abbiamo uno scontro tra nazionalismi. La resistenza europea italiana è stato un grande movimento democratico e antifascista, lo dico con dispiacere, ma gli aggrediti hanno diritto di difendersi. Ma diciamolo con chiaramente, possiamo dire che eh, c'è una resistenza antifascista oggi in Ucraina? Perché l'Europa non ha detto nulla quando nel 2015 sono stati riabilitati i criminali nazisti colpevoli di genocidio? Perché l'Europa non ha detto niente quando sono stati messi fuori legge partiti politici di sinistra usando l'anticomunismo eh, e giornalisti eh, e partiti filorussi? Se devi costruire la convivenza, beh, lo devi fare con un progetto di democrazia. Qui ha parlato un compagno curdo dell'HDP. Il confederalismo democratico è una lezione su come risolvere i conflitti del Novecento andando avanti e non scannandosi, costruendo convivenza. Ecco, noi rivendichiamo di essere partigiani, ma partigiani della pace, della giustizia sociale e. Ricordando Rosa Luxemburg, io direi che la risposta che dobbiamo auspicare, la parola d'ordine su cui dobbiamo lavorare è quella che le lavoratrici e i lavoratori in Italia e in Europa si uniscano per fermare la guerra. E c'è una cosa fondamentale che deve tornare a circolare ed è la parola d'ordine dello sciopero generale contro la guerra. E compagni e compagni, credo che se tutto il Parlamento è anticostituzionale come oggi, è ora che costruiamo una forza plurale, un movimento, uno schieramento popolare della Costituzione, della pace, dei diritti sociali, dell'ecologia, del femminismo per cacciare da quel palazzo tutti questi guerrafondai che non tradiscono ogni giorno con le loro politiche. Eh, la Costituzione è nata da resistenza. Da ultimo, voglio dire, c'è un segnale di speranza della tragedia e che si cominciano a espropriare gli oligarchi. Bene, eh, noi siamo davvero contenti che finalmente non ci possono dire, lo diceva Giuliano, che non si sa come trovare le grandi ricchezze, eccetera, perché le trovano subito. Ecco, noi non siamo né con gli oligarchi dell'est né con gli oligarchi dell'ovest, siamo con i popoli e i lavoratori che sono quelli che muoiono sotto le bombe e sono quelli che patiscono le conseguenze della crisi. Cerchiamo di lavorare uniti e credo che Lidia oggi sarebbe contenta di vederci tutti insieme qui come eravamo insieme a Macerata. Grazie. Bene. Adesso... Per le conclusioni diamo la parola a Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli e leader di Dema. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie. Beh, devo dire che è stata proprio una, una bella conferenza. Non tanto per i nostri interventi, che ci conosciamo ormai da tempo, però ascoltare le compagne e compagni di diversi movimenti e partiti europei parlare un linguaggio che dà ossigeno, che poi è un bene comune, ci dà grande. Grande coraggio. E sì, bisogna essere chiari sempre con alcune premesse, ma lo sono anche le nostre storie. Quindi, chi ci vuole addebitare filo putiniani non sa le nostre storie. Noi siamo libertari e non siamo oppressori. Noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli e non per gli imperialismi, sia quelli di Putin che quelli americani e della Nato. Noi non siamo turbocapitalisti, capitalisti e liberisti, siamo per la giustizia sociale, per l'uguaglianza economica e per l'uguaglianza sostanziale. Eh, siccome poi quando ci capita, non spesso ma ogni tanto ci capita di governare, diamo anche dei segnali. Io sono contento per esempio che tra i vari cittadini onorari napoletani ce ne siano due. Uno che rappresenta l'intera comunità palestinese, molto spesso dimenticata, quando demmo la cittadinanza a Bumazen come presidente pro tempore dello Stato palestinese nella lotta dell'autodeterminazione e nonostante le forti pressioni del governo turco di Erdogan e del ministro degli esteri Gentiloni, demmo la cittadinanza onoraria a un detenuto che si chiama Ocalan ed ospitammo... Ed ospitammo nella sala del comune di Napoli della giunta la capo partigiana donna che a Cobbane nella comunità del Roggiava lottava. Questo lo dico perché così sanno, come dire, e se noi un domani, perché la rivoluzione può anche capitare che accade questo, dovessimo governare a differenza di altri, noi potremmo fare errori perché siamo umani, però non li facciamo né sul compromesso morale né sulla nostra coerenza né sulla nostra credibilità. Quindi lo devono sapere, se nel nostro programma c'è cioè l'Europa dei popoli, l'Europa dei movimenti, l'Europa dell'ambiente, della giustizia sociale, della fratellanza universale, sanno che per noi la Nato è un residuato ormai pericoloso, perché crea dei problemi agli equilibri multiformi che noi dobbiamo costruire. L'Europa, me questa Europa non piace. Perché l'Europa che cosa ha fatto dal 50 ad oggi passando dalla comunità economica europea all'Unione Europea? Ha garantito sostanzialmente, la faccio breve io come tutti, la libera circolazione delle merci, del capitale e la moneta unica. Non ha avuto una politica ambientale, energetica, di politica estera, e consentitelo di dirmelo nemmeno della libera circolazione delle persone. Perché io trovo odioso che un diritto che dovrebbe essere universale. Cioè, quello della fratellanza, di aiutare qualunque donna e qualunque uomo che ha bisogno, bene l'Europa è stato in grado di tirare la porta in faccia quando si è trattato di accogliere, come abbiamo fatto soprattutto nel sud Italia, donne, uomini, bambini con la pelle nera e con gli occhi scuri. Se il diritto è diritto, è un diritto universale, altrimenti è una concessione che chi ha più danne nei confronti di chi ha meno. Quindi ricordiamolo anche adesso a un'Europa che sembra che ha scoperto il cuore grande, ha scoperto l'accoglienza, ha scoperto che non c'è problema ad accogliere milioni e milioni di persone. Allora di fronte a questo sembra evidente che la nostra posizione è, ascoltando anche gli ottimi interventi delle compagne e compagni europei, forse quella più radicale perché noi in questo momento in Italia abbiamo una situazione paradossale. Quasi l'intero Parlamento, se non fossero per Simona, Iana e le altre, quasi l'intero Parlamento schierato per l'invio delle armi, l'aumento delle spese militari, una corsa verso la terza guerra mondiale, un massacro ambientale, sociale ed economico e abbiamo invece la gran parte della gente che è schierata sulle posizioni nette che noi sin dall'inizio abbiamo messo in campo, non per convenienza, come fa qualcuno che quando governa vota l'aumento delle armi, vota l'aumento delle spese militari, l'invio delle armi, poi ogni tanto attraversa i social o entra anche lui in qualche panetteria e in qualche bar e si rende conto che la gente la pensa diversamente, allora come una bandiera cambia all'improvviso idea. Su questo bisogna essere netti. Allora qual è il messaggio che viene oggi da questa conferenza? Ma consentitemi di dire anche da questo cammino bello che si sta facendo, che non è solo delle sigle che qui vedete rappresentate, ma è un cammino molto più grande, è quello di mettere insieme i non allineati, mettere insieme quelli che sono contro il sistema, mettere insieme quelli che non stanno nel draghismo, mettere insieme questa grande malassa di centro che sembra annullare tutto, perché noi abbiamo la forza perché siamo persone libere, autonome, indipendenti di poter dire tanto no alla guerra orribile di Putin, ma poter dire allo stesso tempo che fanno altrettanto schifo le guerre nella ex Jugoslavia, i 78 giorni di bombardamento, la guerra in Libia, la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan. Ma per ragioni molto semplici, che erano guerre imperialiste che hanno prodotto devastazioni infinite. La Libia, dove l'Italia entrò in guerra, dove demmo le basi militari, noi abbiamo consentito che da quella guerra c'è stato il più grande e orrendo crimine contro l'umanità nei confronti delle persone che da anni cercano di attraversare quel mare a noi così caro che è diventato un cimitero. Giuliano ha ricordato e non ci ritorno. Le provette di Colin Powell e di Tony Blair che ha dovuto chiedere scusa, ma l'Afghanistan, di cui già non si parla più di quelle persone e donne aggrappate ai carrelli, perché si fece quella guerra? Perché c'erano i talebani. Chi governa oggi in Afghanistan sono i talebani. Allora, che cosa ci ha insegnato questa guerra? A qualcuno che tra di noi avesse ancora dei dubbi? Che in questo cammino... Noi non ci possiamo alleare con chi è andato dall'altra parte di questa linea rossa. Oggi chi ha votato per l'aumento delle spese militari e per l'invio delle armi non può stare in questo campo. Allora gli analisti illuminati del nostro paese dicono, vabbè, ma allora voi non contate niente. E ha detto, ma i vostri numeri quali sono? Se sono i numeri del Parlamento, per giunta, non ve la prendete a mano. Di un Parlamento nominato con una legge che ormai a detta dei più grandi costituzionalisti è una legge sicuramente incostituzionale. Noi non stiamo in quel campo. Noi vogliamo provare a costruire un grande movimento dei popoli, possibilmente internazionalista, europeo, che abbia delle parole chiare, che si accompagnano a storie credibili, a storie coerenti, non solo individuali ma anche collettive. Di persone che hanno dimostrato nella loro vita da che parte stare e allora non è solo il movimento per la pace contro la guerra. Come lo decliniamo? Io ho 54 anni, non ho mai sentito una persona che ha detto che per la mafia, per la corruzione e per la guerra. Il problema è la tua vita. Dove sei stato? Sei stato a fare le trattative con la mafia? Hai fatto il compromesso morale? Invii armi? Voti per le guerre? vuoi creare l'economia di guerra, vuoi uscirne con il nucleare e con il fossile, allora diciamolo chiaramente, noi non possiamo affidare il destino dell'umanità ai detentori del potere politico liberista capitalista e ai padroni dell'economia di guerra e del turbo capitalista, perché come affidare la medicina a chi ti vuole far morire? E allora se noi vogliamo costruire l'alternativa, la dobbiamo costruire costituzionalmente orientata, antifascista e consentite però perché lo faccio sempre qualche riferimento, Maurizio non me ne vorrà, Giuliano sarà sicuramente d'accordo perché siamo più o meno partenopei, ma questo è un principio universale, Napoli fu la prima città d'Europa con le quattro giornate 27 settembre 30 settembre del 1943 con una rivolta di popolo con nessuno che finanziò quelle armi con donne giovani in prima fila a cacciare il più potente esercito d'Europa che erano i nazifascisti e gli americani arrivarono il 25 aprile del 1945 e cominciò una nuova occupazione un po' più dolce ma Napoli lo sapete che cosa ha avuto fino a qualche tempo fa, per fortuna non sta più in città, la base NATO in cui si sono coordinate tutte le più importanti guerre dopo la seconda guerra mondiale con le armi atomiche e quindi anche io mi ricordo che cominciamo a lottare al liceo Panzini contro gli Euromissili, Pershing 2, gli SS-20, gli SS-18, gli anni passano, ma evidentemente quelle esigenze sono ancora più pregnanti. Allora io credo che noi oggi abbiamo e chiudo una grandissima prospettiva politica, perché anche io sono certo che quella guerra i popoli la vogliono subito far cessare e basta che ognuno di noi a Roma come a Milano, a Napoli come a Palermo, si mette a parlare con le donne ucraine e soprattutto i bambini rimasti senza genitori e chiedere voi che cosa volete, vogliono subito la pace, vogliono che le bombe non ci siano più, vogliono ritornare nelle loro case, non vogliono fare i rifugiati a vita, mentre invece i governi non stanno facendo nulla, per le pro nulla o pochissimo per le proposte concrete per trovare una mediazione tra la Russia e l'Ucraina. E dispiace che l'Italia, l'avete ricordato voi, che ha sempre avuto, fin anche all'epoca di Crack, se Andreotti e altri lontani da noi, oceani, avevano una posizione più autorevole sul piano della diplomazia Estera e della diplomazia politica, allora noi abbiamo una grande strada per unire i popoli. Noi non seguiremo nemmeno i loro signori nella guerra del rancore contro il popolo russo. Io ho trovato una vergogna le battaglie contro la cultura russa addirittura con gli sport dei disabili, non capiscono un cacchio, cioè non capiscono che se l'immagine della cultura oltrepassa l'immagine delle armi, se le persone incominciano a unirsi, è questa l'Europa che vogliamo, ed è l'Europa che non vogliono gli imperialisti, gli americani e chi sta troppo a guardare come va a finire. Cioè noi dobbiamo provare a costruire l'Europa dei popoli, dei movimenti, dell'autodeterminazione dei diritti sociali, della fratellanza universale, della giustizia, delle libertà civili, dell'uguaglianza e di tutte le cose che avete detto voi e che non ripeto e che tante ne faremo. Allora proviamoci a fare insieme questo cammino, unirci nelle nostre diversità, tanto noi quella linea non la superiamo dall'altra parte, una volta andiamo di qua, una volta andiamo di là, ci possiamo ogni tanto dividere su alcune cose, il conflitto sociale a Napoli lo sappiamo, l'abbiamo saputo, non è mai stato un male, ma quando è corretto e costruttivo è un bene per la democrazia, noi credo che dobbiamo attraversarlo questo paese, non solo sui social, stare sempre di più tra la gente, ritrovare quella che a me piace tanto, la connessione sentimentale che non è il populismo, è il rapporto tra noi che ci vogliamo mettere la faccia per dare un'alternativa di governo sociale, economica e culturale e la gente, alla gente a cui dare quel megafono. È una, è una bella battaglia, una bella lotta non ci interessa come andrà a finire, ci interessa farla e oggi abbiamo avuto una grande iniezione di fiducia soprattutto dagli altri amici e dalle altre amiche degli altri parti d'Europa che stanno con noi. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che hanno organizzato questa giornata e sono convinto che andremo insieme fino in fondo uniti nelle nostre diversità. Grazie. Bene. Ringrazio tutti e Appunto oggi è un inizio, ci sarà una grande conferenza internazionale in cui tutti i movimenti per la pace potranno partecipare. E adesso per concludere invito tutti i relatori sul palco che ci, ci chiedono una fotografia, una foto di gruppo. Grazie, vi aspetto.